Buonasera, buonasera, benvenuti al nuovo talk show calcistico Rabona. Rabona è un gesto calcistico dei più famosi, se vogliamo anche dei più virtuosi del calcio, e noi ogni sera, ogni lunedì sera parleremo di quello che è successo qualche ora prima nella giornata di campionato, ma soprattutto poi quello che succederà nel corso delle ore successive, è successo nelle ore successive con in questo momento poi in particolare tante notizie di mercato, e poi quando arriveranno anche le coppe europee, la Champions League oppure l'Europa League. Non sarò solo in questo lungo viaggio di 38 puntate, addirittura dal Brasile siamo andati ad accogliere, diciamo, a braccia aperte, e vedo qua buonasera, gli ospiti di studio buonasera. Molto compiaciuti di questa presenza. Giuliana, le facciamo un bel applauso. Grazie. Esattamente da dove? Dal Brasile. Goiânia. Oh, posto meraviglioso, stupendo. C'è il mare? No, non c'è male. L'unico stesso. Posto del Brasile che non c'è male, esatto, provato. Però comunque lei è un po', cioè così, ecco, è un po' come il nostro mare, c'è il nostro oceano. Allora, avremo due squadre per queste puntate di Rabona, accusa, difesa, promossi, bocciati, insomma due squadre capitanate tra l'altro da due grandissimi esperti di calcio, uno un po' meno, l'altro molto di più, e dal passato calcistico glorioso in particolare quest'ultimo, e ci devi solo presentare queste squadre. A allora, te, Giuliana. La prima squadra è composta da Roberto Del Conte, grande polemista del calcio, poi abbiamo Antonello Bratti, ciao a tutti, osservatore, e Giuseppe Cardone, che comunque se non erro eri un ex calciatore del Milan, Parma, giusto? Ha vinto anche, mi sembra, la Coppa col Parma, sbaglio, no? No, Sironi, vedete, ha alzato una coppa. Vabbè, quella è zona di coppe, no? La coppa. Esatto. Non è più scala, ma Vesani. Tu non dovevi parlare, ti devo presentare dopo, è sempre fuori tempo, prego. Poi invece da quest'altra parte abbiamo un'altra squadra che è composta da Luigi Colombo, che è un grande telecronista, che fra l'altro è direttore dell'Unire TV, giusto? Ed era sempre, insomma, al fianco di José de Hautafini, il principe dei telecronisti. Esatto. Tu è stato il primo a fare la telecronaca due voci, cioè con la famosa voce tecnica, ecco, che era appunto Hautafini, Bulgarelli prima, eccetera. Poi abbiamo Manuel Del Conte. Buongiorno a tutti, buonasera Milanologo a tutti. Doc. Ciao. E Sergio Sirone, ciao, comico, ciao, speaker radiofonico. Ciao. Perfetto. Bene, grazie Giuliana. Allora devo presentare i capitani delle nostre due squadre. Sergio Berighetti, cavaliere ufficiale, una quindicina, Sergio, il capitano. Una quindicina di gol penso in tutta la sua carriera alla settimana, perché alla settimana. Poi ne infatti quanti esattamente, c'è sempre questa diatriba? Ma no, sono oltre 180, 180. Se vado a calcolare anche quelli che non sono di campionato, se calcoliamo anche quelli della partitella del giovedì saranno 2000, però insomma, no, di coppe, diamo l'ufficialità. 182, perfetto. E poi con me invece Massimo Buscemi. Allora, Sergio Brighenti e Massimo Buscemi, i nostri due capitani delle nostre due squadre. Giuliana dei diurni. Dei diurni, sì, cioè? Perché una volta c'era Giuliano dei notturni, che era quel famoso complesso musicale che Mattia senz'altro si ricorda. Se tu non aprivi la puntata, se non aprivi la puntata con una cazzata non eri a posto. Però va bene, perché abbiamo un capitano cantante. Il nostro capitano cantante. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. E questa puntata, come tutte le puntate di Rabona, va in onda sul canale 61 del Digitale Terrestre Sport 1, va in onda su tantissime televisioni regionali in tutta Italia, e dunque la possibilità di seguirci ogni settimana e a parlare di calcio grazie ai nostri opinionisti. I due capitani saranno i nostri ospiti fissi, insieme a Roberto Del Conte e Manuel Del Conte, e poi ci saranno tutta una serie di turnover per tutti gli altri ospiti. Dobbiamo però appunto andare a vedere nel dettaglio quali sono i capi d'accusa o della difesa di questa puntata. Però dato che ci abbiamo l'emerito professore del quale io sono veramente deferente, sì,
Non ti sembra che abbia assunto un atteggiamento da avvocato anche come padre? Sono d'accordo, sono diciamo, d'accordo. Eh? È diventato come un senatore. Come un senatore. Luigi, è l'invidia che ha perché è quello che ci vogliamo bene noi. Tra l'altro io stasera ho scoperto una cosa. Cacofonicamente parlando. A differenza tua, che insomma è difficile anche crederlo, lui piace alle donne, piaceva molto di più in tanti anni fa le donne, è stato il fidanzato di Franca Rame. Ah, ci picchia, non una... ufficialmente, non era un amore clandestino. Assolutamente, lei era fidanzata con Niers, sì. Giocatore alla sinistra dell'Inter. No, guarda, poi è arrivato Dario Foe. Adesso io non voglio entrare sempre nel merito. Allora, una volta accompagnavi le fidanzate di Lorenzo. Adesso ma sai, la è il fascino dei cacciatori. Allora, è il fascino della divisa. Ci sono è un accompagnatore. Tu che capisci, sai che il più giovane della squadra doveva sempre portare il giocatore anziano. Cioè, vabbè, ma non al night. Vabbè, non al night. Adesso però parliamo di calcio, per favore. La prima giornata di campionato ha già dato insomma una piccola indicazione, me le ha date. La Juventus ha perso, direi a sorpresa, ha perso in casa contro l'Udinese. Prima giornata del campionato, negli ultimi minuti però non ha fatto una gran partita, dunque è una squadra che ancora è in costruzione e non si sa bene in quale direzione questa costruzione vada, perché è arrivato proprio in queste ore Cuadrado, che è un'ala, mentre Allegri cerca un trequartista. E poi promosse direi sicuramente l'Inter, con qualche fatica di troppo, però alla fine ha vinto contro l'Atalanta, che è un po' la bestia nera in questi anni dell'Inter. Il Milan invece è un grande precampionato, adesso è arrivato Balotelli proprio qualche ora fa, ha già fatto le visite mediche, però questa squadra ha bisogno di Balotelli o di qualcosa d'altro, visto come ha giocato Firenze, dove non ha giocato Firenze. Secondo me, e poi c'è la Roma che è andata bene e tutte le altre. Secondo me ha più bisogno di un centrocampista che non di un attaccante, anche perché ha 5 attaccanti. Dovrebbe arrivare anche Soriano, però... Soriano non è un centrocampista che può dettare gioco, Soriano è un incursore, è uno che fa le varie fasi, ma non, lì c'è bisogno, questi due giocatori, Luis Adriano e Bacca, sono giocatori che sono fortissimi, ma devono essere comunque messi in condizioni per poter esprimere il meglio che hanno, e vuol dire lanciarli sulla velocità. E lì non c'è nessuno che lo può fare. Allora chiedo al nostro opinionista, polemista del calcio, non solo tifoso del Milan, Roberto Del Conte, questo Milan aveva bisogno di Balotelli o di qualcosa d'altro, magari un po' più di qualità al centrocampo come dice Massimo? Allora io non voglio fare il super giornalista perché non lo sono, dico soltanto quelle che sono le mie sensazioni, poi alla fine del campionato vedremo quello che succede. Io sono già da un po' di anni che dico le stesse cose, questo Milan è un buon Milan, ha bisogno di almeno 6-7 giocatori per poter fare un buon campionato. Qualcuno è arrivato. No, dai, sto scherzando. È arrivato Romagnoli. La verità è che questo Milan non è quello, quando io dico, lui, quando parlo di Milan, Lazio, no, Juve, Adriano, Bertolacci. Allora, perdonami, non è un Milan che può vincere un campionato, Romagnoli. Assolutamente. È un Milan che può fare un buon campionato. Poi se vuoi parliamo di Balotelli, perché sai quello che penso. No, io ti chiedo proprio questo, vuoi sapere? Era così necessario Balotelli? No, assolutamente, ma io l'ho già detto in anni, anche negli anni precedenti. Questo Milan non aveva bisogno di Balotelli, questo Milan non ha bisogno di Balotelli, e poi fra 3-4 mesi torneremo a discutere, perché Balotelli, a parte che io sono molto cattivo con Balotelli, cioè gente come Balotelli dovrebbe stare fuori dal calcio perché rovina il mondo del calcio, punto e basta. Ma al di là di questo Milan non ha bisogno di Balotelli, ma perché? Perché questo Milan ha bisogno di integrare qualcuno che sia capace di far correre e giocare questa squadra, come dice Massimo, perché due punte là davanti le abbiamo prese, abbiamo bisogno di ancora un po' di giocatori, purtroppo, non so per quale motivo, ma qui Mr. B, Mr. C, speriamo che non arrivi Mr. D, perché sennò andiamo pure in Serie D, però io dico, questo Milan da 3-4 anni non ha mai fatto una campagna acquisti mirata a fare o un campionato Roberto. In quel momento interessante o anche per un futuro, non esiste. Mi sembra un Milan che sia stato messo lì
L'unico acquisto giusto che hanno fatto, e che sarà il motivo per cui fra tre mesi parliamo di Balotelli e della situazione del Milan, è l'allenatore, che però con quel carattere che ha lui, appena succederà, potrebbe andare qualcosa, in conflitto con Balotelli. Allora, poi voglio sentire, sarà un conflitto unico, Roberto, poi voglio sentire tutti gli altri nostri ospiti, compreso il cavaliere ufficiale Sergio Brighenti, a un ex calciatore come Giuseppe Cardone. Era necessario secondo te l'arrivo di Balotelli, o forse magari bisogna cercare un po' più di qualità al centrocampo, come dicevo prima? Nella mia squadra posso dire... No, no, tu puoi anche essere in disaccordo con quello che dice il componente della tua squadra. Puoi anche passare dall'altra parte, non c'è problema. No, credo, dico quello che è la mia sensazione. Credo che forse negli ultimi anni mai come quest'anno si sia fatto, nel limite delle possibilità attuali del Milan, una campagna acquisti che guarda anche al futuro. Pensiamo a Romagnoli, poi si dirà è stato pagato tanto, è stato pagato poco. È un giocatore che ha 21 anni e credo che se manterrà quello che ha fatto fino ad oggi potrà essere per 10 anni un ottimo investimento. Lo stesso Rodrigo Eli, che ieri è stato vittima di una situazione particolare, ma nel calcio succede, penso che sia un buon giocatore. De Sciglio, mi aspetto molto da De Sciglio, un giocatore che hanno già trovato lì, trovato non per caso, è terzo anno, scusami, è terzo anno. Sì, sì, è il terzo anno, per l'amor di Dio, l'anno scorso ha fatto tutto l'anno ai box, visto Formula 1 ieri, possiamo dire è stato ai box. È un giocatore che ha qualità. È chiaro che qualsiasi tipo di giocatore, questo è il mio pensiero, messo in un contesto che funziona, un giocatore anche normale, eccelle. Un giocatore normale messo in un contesto che funziona a fatica è un giocatore normale. È messo nel Milan di Firenze, dove non ha funzionato praticamente nulla? Non ho capito. È messo nel contesto di Firenze, del Milan di Firenze, dove non ha praticamente funzionato nulla. Può essere magari un episodio, però il Milan di Firenze serve Balotelli. Il Milan di Firenze è stato al di sotto delle aspettative. Sì, assolutamente. Voglio pensare che sia un episodio. La prima partita, adesso la Juve non perdeva una partita in casa da anni e ieri è successo. Il Milan è un cantiere. Okay. Certo. Ho una soddisfazione da togliermi, dato che tu sei stato un buon giocatore. Quindi allora, se tu mi dici che, poi chiedo anche Colombo e Brighetti, unisco tutte e tre, quindi se io sono un buon giocatore, però per esprimermi al meglio ho necessità di avere chi mi supporta, non devo essere considerato un campione. Faccio un esempio, Nocerino con Ibrahimovic ha fatto un anno strepitoso, tant'è vero che percepisce ancora da allora 1.900.000 euro di ingaggio netti, perché segnò 11 gol. Tolto Ibrahimovic, che gli creava delle praterie, è diventato anonimo. Ora io dico, i signori del Milan, tu dici Romagnoli, va bene, Romagnoli però anche ieri non ha dimostrato di essere, attenzione, lui il perno. Perché comunque nella Sampdoria, nella Sampdoria aveva essere. Silvestri, tu mi direi, beh, ma Silvestri all'Inter ha fatto la pippa, al Milan, no, Silvestri, al Milan aveva una pippa. Però in quelle squadre, Catania, Palermo e Sampdoria, è uno che ti regge forte. Il signor Ranocchia, quando aveva vicino il Bonucci che sembrava... il gregario. Però Romagnoli di Firenze potrebbe essere veramente un episodio. Luigi c'era Colombo, Masiello, dai, sentiamo Colombo. Ti dico la mia impressione. Io avevo saputo che il Milan aveva già preso Ibrahimovic. Quindi aveva già preso, scusa? Ibrahimovic. Tant'è vero che la squadra del Milan è impostata con il 4-3-1-2. Ibrahimovic doveva fare il rifinitore con Bacca e con si vede che lo Sheikh non lo molla. Ecco perché hanno comprato Balotelli. Perché non sanno cosa fare. A questo punto mettono Balotelli, cercheranno di giocare con tre davanti, non più con uno dietro. Allora nel Milan chi poteva fare questo ruolo? Onda e Montolivo. Allora lui mette Onda, però Onda non è in grado di lanciare le punte. Perché? Perché il centrocampo, Buonaventura e l'altro Bertolacci, non sono due interni di centrocampo. Se voi vedete, il Milan fa da due anni sempre gli stessi errori, compreso Inzaghi. I terzini vanno a fare l'ala. Quando perdono la palla, il contropiede sono sempre 4 contro 2. Tutte le punizioni sono state avvenute perché De Jong e gli altri hanno dovuto legnare. Ecco, la più grande idiozia che fanno certi allenatori. Se due sono terzini, facciano i terzini, stanno indietro. C'hai già tre attaccanti.
un rifinitore, quanti vuoi giocare? Poi la difesa invece deve essere ben coperta, e questi sono gli errori che fa continuamente il Milan. Guarda, un allenatore come Mihalić non deve fare questi. Si vede in questo momento è confuso perché dice aspettavo Ibrahimovic, non me l'hanno ancora dato. Poi è arrivato anche qualche WhatsApp, giusto, a proposito del Milan, del ritorno di Balotelli. Assolutamente sì. Gallieni ha detto certi amori non finiscono mai, e dunque è ritornato Balotelli, dopo che soltanto qualche mese fa era stato praticamente... Però ricordiamoci che quando è arrivato Balotelli Milan è andato in Champions, eh? Sì. È stato Balotelli portato in Champions. Un grande ex attaccante come Sergio Benedetti, come giudica il ritorno di Balotelli e come giudica il Milan di Firenze, che non ha giocato benissimo, però può veramente essere un episodio. Ma a questo Milan serve Balotelli? Quanto serve Balotelli? I giocatori servono quando rendono sul campo. Dopo che li hai visti giocare, che hanno concluso la partita segnando gol o giocando bene, sono stati bravi. Però ti garantisco che giocatori come lui, ai tempi dove c'erano allenatori come Rocco, Bonzeglio, Ferrari, assolutamente non l'avrebbero mai fatto rientrare, perché guardavano molto l'etica. L'etica per loro era... Ma da questo punto di vista Mihalić è uno che sembra attento, no? Il problema è che io conosco bene Mihalić, forse è l'unico di tutti gli allenatori che ci sono adesso a prenderlo per il bavero, sì, e farlo d'accordo. Ma perché lui è violento con i suoi giocatori. Tanto è pur vero che il ritorno di Balotelli ha avuto il benestare soprattutto di Mihalić, perché sabato scusa, a Firenze è stato l'incontro tra Mihalić e Balotelli. Ma secondo voi uno come Balotelli si fa prendere dal bavero per il bavero da Mihalić e sta zitto? Però forse Balotelli ha bisogno di un allenatore così. Perdonami Colombo, il concetto è che soprattutto adesso, magari 15 anni fa no, ma soprattutto adesso, dove per giocare al calcio ci vogliono squadre con 22-25 giocatori, quindi ancora di più diventa importante lo spogliatoio, stare insieme, soprattutto adesso una persona così è assolutamente, almeno per, io per, la vedo in questa maniera, una persona così è assolutamente da non mettere nella squadra, perché con persone così rompono lo spogliatoio. Guarda che Mihalić, lui l'ha già gestito una volta. Sentiamo però anche Manuel Del Conte, dai. No, e poi voglio rispondere Sergio Sironi, è vero che l'aveva già digestito, ma aveva 17 anni, era un ragazzino, era uguale come un grande club, arrivava dalle giovanili, però insomma ora è cresciuta, ha avuto la sua esperienza. Dobbiamo a favore di Roberto. Dico che l'errore clamoroso che ha fatto Prandelli di costruire la squadra su Balotelli, che veniva da una stagione mediocre. Se non l'avesse fatto, probabilmente l'Italia andava avanti. E dargli anche delle situazioni che agli altri non ha dato. No, perché Balotelli è stato stato preso per il bavero Balotelli da Buffon e compagnia. Perché gli ha detto qui devi tenere il gruppo. C'è stato qualcuno che gli ha dato anche qualche sberla, però non è cambiato. Avete visto dove è andato Balotelli, ogni volta è finita in questa maniera. Quindi Balotelli, vai a giocare nella mia squadra di calcio a 5. Roberto, che c'è la Serie B. Roberto, Sergio, dobbiamo aspettarci un Balotelli cambiato. Sì, sono molto cambiato, sicuramente sono qui proprio per fare bene e soprattutto le visite mediche secondo me le passo. Dovevo andare alla Sampdoria, infatti, però invece sono più contento qui al Milan, perché qui al Milan pota. Sono contento. Sei molto contento. Antonio Lombratti. Bravo. Mihalić sicuramente è l'allenatore giusto per metterlo in riga, io sono convinto di questo. Vero. A me Balotelli è sempre piaciuto, un buon giocatore, ottimo, tecnicamente eccelso, è una testa matta come tutti i ragazzi e ragazzini. Sei buono a dire una testa matta, sei buono. Io do atto che comunque come tecnicamente è un signor giocatore. Non è un fuoriclasse. Il problema è proprio il suo carattere. Uno come Mihalić in questo contesto, in questo Milan, può farlo crescere, avere comunque quello spiraglio per farlo, per metterlo in riga. Posso fare una domanda al capitano della squadra avversaria? Visto che lui è stato allenatore diverse volte della nazionale italiana, è stato allenatore dell'Under 22. Cioè quante teste matte ha allenato? È uno che... Tre volte, vero? Allenatore della nazionale A. Abbiamo fatto tre mondiali. Ha fatto tre mondiali. Tre mondiali, dire, due olimpiadi. Ora ti faccio una domanda. Adesso Massimo si metterà a ridere, ma è una domanda che sembra scema, ma non è scema. Allora, io ti faccio questa domanda. Mihalić, bel carattere,
tosto, a me piace, perché un allenatore deve essere anche così. Balotelli, caratterino poco, e poi Silvio Berlusconi, lascia fuori Galliani, Silvio Berlusconi. Ma come fai a un certo punto a mettere d'accordo queste tre persone quando perderai 4-5 partite e comincerà lo scandalo all'interno degli spogliatoi? Io chiedo solo questo, stiamo parlando di tre personaggi che sono per loro, Roberto, per loro carattere Roberto, come si gestisce, scusa, uno vediamo spogliatoio? Cosa ne pensano i nostri telespettatori, c'è un numero di WhatsApp, giusto? Sì, lo ricordiamo, allora, per qualsiasi Giuliana. Cosa, se volete contattarci, chiamate, o meglio WhatsApp 392-95-85-364. Anche se volete chiedere dei soldi a Buscemi, non c'è problema, noi siamo molto generosi. No, però aspetta, abbiamo già un primo WhatsApp. Su WhatsApp volevano il suo numero di cellulare. No, adesso, solite... Chi era Balotelli? Che non cadete, non cadete in queste bassezze. Era Balotelli, però, che voleva. Balotelli voleva solo il telefono. Tra l'altro, c'è questo campo da calcio qui nella nostra scenografia, creata a tempo di record dal nostro team di Mama e di altro studio, che ovviamente vi dà protagonisti, perché poi chiedo magari di fare un arabone in mezzo al campo, tirare un rigore, simulare un'azione di gioco. Massimo Buscemi. Quello era la trivela, non era la rabona. Io faccio il passo doppio. Lui passo doppio. C'è un WhatsApp, un messaggio, una domanda su Balotelli, sul ritorno di Balotelli al Milan? Sì, allora, Cristian da Roma ci scrive, siete contrari o favorevoli al ritorno di Balotelli? Siamo un po', direi, divisi metà e metà, no? Allora, no, io mi permetto... Favorevoli, già lo dico. In parte... Allora, facciamo così, favorevoli, alzino la mano, facciamo la votazione. Siete, scusami, posso mi dire... sa che sono più quelli. Posso dire una parola? Io sono dire. Favorevole perché, ma perché se va soldi, al Massimo. Massimo. Ma no, ma no, no, anche tu. Non è una questione di soldi. No, io sono favorevole a Galliano, l'ha venduto, si è fatto per i soldi. Se lo fa ridare gratis. No, ma ci guadagna anche una bella operazione. Complimenti. Secondo me, ma che non sono distante dalla realtà. Il procuratore Raiola. Raiola è procuratore di Ibrahimovic. Ibrahimovic lo puoi collocare in qualsiasi momento e sempre. Balotelli, se perde questo campionato, cioè, se non partecipa, non è finito. Perde. Beh, è perso. Perso. Va in Lega Pro. Ma è già perso in partenza. Allora, cosa succede? La Sampdoria non l'ha voluto, la Lazio non l'ha voluto, l'Inter non l'ha voluto, la Roma non l'ha voluto. E allora dobbiamo prendere solo noi. Certo, ma perché? Ma ti costa niente, scusa. Raiola ci guadagna in commissione. Massimo. No, finisco. Raiola ci guadagna in commissione. Solo questo è il problema. No, il problema è solo questo. Viene dato a prestito secco, cioè non è che diritto, obbligo, a prestito secco. Si dividono. Direi che lo stipendio. Si dividono l'ingaggio, in più. Liverpool ci guadagna perché c'è una tassa di fedeltà che scatta il 30 di settembre, dove Liverpool dovrebbe riconoscere a Balotelli. Ma chi è contro il ritorno di Balotelli non è contro tanto, Massimo, perché costa, ma perché potrebbe essere uno spacca spogliatoio. Esatto. Torniamo un po' di anni indietro. Avevamo Ibrahimovic lo volevamo alla fine dare via. Per dare via Ibrahimovic avevamo dovuto dare via Thiago Silva. Quindi abbiamo smenato un giocatore come Thiago Silva, che secondo me è il giocatore, il difensore più forte che c'è in questo momento da anni ormai. Adesso è un po' scaduto. L'ultimo anno è un po' peggio, però è uno dei più forti. E abbiamo dovuto fare il pacchetto Ibra e Thiago Silva. Poi abbiamo preso Balotelli. Balotelli l'anno scorso, due anni fa praticamente, quando abbiamo andato via, alla fine mi ha detto non ha più mercato. Non aveva più mercato. Quando l'ha preso il Liverpool hanno ringraziato, hanno acceso i ceri. È stato 20 milioni di euro. Sì, ma aveva, perché tutti quanti dicevano 20 milioni di euro. Manuel, fai un ragionamento. Economicamente un attacco, Luis Adriano, Bacca, Balotelli, secondo me è affascinante. Sì, sicuramente. Quello, secondo me comunque c'è sempre da aggiungere il centrocampo. Sì. Perché avere quei tre giocatori lì in avanti e senza nessuno che possa poi... No, devi mettere Montolivoli. Montolivoli è l'unico. Chiedo Giuseppe Cardone, uno che si trova di fronte Bacca, Luis Adriano e Balotelli, un difensore come te, insomma, ci pensa, no? Ma Montolivoli non lo vede non è un attacco da poco. Se l'ha avuta Firenze. Però quando ha giocato in queste partite ha cominciato a fare i lanci, no? Tu hai bisogno di uno che ti lancia. Da difensore ti preoccupi di più se i palloni che gli arrivano sono diversi. Se gli arrivano pochi palloni la preoccupazione è... Però scusa, con tre attaccanti così devi giocare a quattro in difesa, eh? Sì. Quindi sconvolgi già il gioco. Certo. Era quello che dicevo prima.
è chiaro, per prendere quel giocatore devi sconvolgere la squadra. No, no, io, la squadra avversaria deve giocare a 4. Anche il Milan, perché ma il Milan deve giocare. Ma tu la vedi una squadra come il Milan che gioca contro il il Milan non può giocare a 3. Deve giocare a 4 perché avrà un centrocampo più debole, perché ha 3 attaccanti. Ma noi negli ultimi 3 anni, e molti di quegli uomini sono ancora lì, negli ultimi 3 anni abbiamo fatto ridere Roberto, facevamo ridere perché veniva in avanti a batte, perché veniva in avanti l'altra parte di Ciglio. Facevano ridere perché non erano capaci a fare i cross, e andavano in contropiede, erano 4 contro 2. Perdonami, io non voglio fare, non voglio guardare i grandi nomi, però se tu vedi il Barcellona, i due difensori del Barcellona fanno la stessa cosa, ma Barcellona hanno altri nomi. Il Barcellona è il Barcellona, hanno altri piedi. Io sono milanista, rosso-nero da quando sono nato, però voglio dire, uno come Maldera era un difensore che prendeva la palla, andava sotto, scartava l'uomo, però, faceva l'1-2 entrare. Io ti dico una cosa. Visto fare da Abate o da Vicino? Io ti dico solo una cosa. Il Barcellona, se tu giochi lo attacchi, lo metti in difficoltà, proprio perché hanno questi terzini. Se hai due giocatori che saltano l'uomo, il Barcellona gli fai gol. Te lo faranno anche loro, ma tu gli fai gol. Allora, poi parleremo ovviamente anche della Juventus, del Napoli, tutte e due sconfitte nella prima di Serie A. Parleremo dell'Inter, che invece, dicevamo proprio in apertura, insomma, ha battuto l'Atalanta con qualche fatica, perché l'ha battuto solo al 93esimo con un gran gol di Jovetic, anche se lì la difesa dell'Atalanta, complice anche un'espulsione, un uomo in meno, è andata un attimino, era uscita prima dal campo, però comunque è arrivata questa vittoria. E poi insomma di squadre che invece hanno fatto bene, come la Fiorentina, che ha battuto il Milan, benino la Roma, che ha portato via questo punto, bene la Sampdoria, benissimo la Sampdoria, 5-2, però contro un Carpi, attenzione, perché la Roma per me è la vera avversaria della Juve, la Roma è la vera avversaria della Juve, la vera avversaria della Juve. Salah, Gervinho, Zeko, magari Totti dietro con De Rossi, l'altro, uno squadrone. E diciamo che le prime due pretendenti allo scudetto non hanno fatto benissimo. No. La Juve male, la Roma benissimo. Scusa Luigi, siamo già a dilemma Cervinio-Sala, perché entrambi hanno bisogno di spazio. Sì, però con tre centrocampisti come De Rossi. Se Giovanni e Saviano ci fa vedere la grafica. Con poi sai qual è un altro uomo indispensabile della Roma che nessuno? Maicon. Perché non è un terzino, un ala. E Lele, la nostra parte tecnica, insieme a Roberto e a Paolo, che appunto ci stanno seguendo in questa prima puntata e ci seguiranno in tutto questo lungo cammino di Rabona. E adesso vedremo appunto i risultati di questa prima giornata e poi la classifica, che ovviamente chi ha vinto si è preso 3 punti, giusto? Adesso non è che dice l'Inter prima, perché no, è lì. Allora a 3 punti sull'Udinese, avete vinto il trofeo, la Coppa dei Campioni, fate bravi, per piacere. Ha ragione Antonello, fatti una fotografia di questa classifica, perché non la vedrai mai più prima in classifica. La mettiamo sul comodino. Guarda che allora ti devo dire che dal 1946 siete anche quarti o quinto, sei un giornalista, chi ha perso, chi ha perso la prima partita non ha mai vinto lo scudetto. Anche la Juve è sempre la prima volta, c'è sempre la prima volta. È una curiosità che Massimo ha trovato oggi sulla Gazzetta dello Sport, perché tu sono da lì a cibare. Infatti tu vuoi dire qualcosa di tuo una volta tanto? Te quando vai a Telemarte per le forze. A Telemarte. Sì, vai su Marte. Scusa. Perché tutti hanno le informazioni sul cartaceo. Dico bene, cavaliere. Io dico solo. Il calcio bisogna conoscerlo. Bisogna conoscerlo a fondo, però. A fondo, bravo. Il problema è. Poi lui è andato a fondo. Non sbaglio. C'è un personaggio qui che potrebbe dare dei consigli. Il dottor Luigi Colombo, io ho avuto direttore, una appartenenza con lui in tante trasmissioni, e gli ho portato giocatori ad alto livello che poi si sono dimostrati, tra cui tra i tanti il migliore era Platini, e Platini ha vinto tutto. Tanto questo per dirti. Il problema è che vedi, io ho avuto fortuna di fare delle telecronache con due maestri come Capello e Bulgarelli. Se non impari da loro, meglio che vai a raccogliere le patate. No, bene, allora ricordiamo ancora il nostro numero di WhatsApp, SMS, telefono eccetera, poi facciamo una piccolissima pausa, poi torniamo e parliamo subito della Juventus, perché c'è un sacco di cose da dire sulla squadra allenata da Massimiliano Allegri. Subito, allora 392. Giuliana. Sì.
Vamos, allora, 392-95. Brasiliana. Sì, ma parlo anche spagnolo, un po' poliglotta, insomma. 392-95-85-364. Sì, portoghese, também, ma ho parlato di un'unità del logo. Ok, dato Brighetti, qua l'ho messo sotto un'unità coronata perché la lo sta un attimino. Questo canta da solo, no, ma tu e allora. Scusami, quando c'è l'intervallo, una volta. Ma non è partito l'intervallo, sei minuto in questo momento. Te un attimino di pubblicità. Tra poco, non allora, facciamo le cose fatte per bene in tutte le trasmissioni. Già cartone con la tabella. Giuliana Diurni lancia la pubblicità. Allora, fra qualche istante adesso andiamo? Come no? Sì, pubblicità. Andiamo a bere caffè. Pubblicità, a presto. A tra pochissimo. Ciao. INBIO, Istituto di Medicina Biologica. INBIO è uno dei primi istituti italiani privati che ha iniziato a studiare le malattie personalizzando le cure con particolare attenzione alla storia di ogni singolo paziente. L'istituto vanta un team di medici professionisti esperti a livello nazionale in nutrizione, intolleranze alimentari, genetica, idrocolonterapia, oncologia, ipertermia oncologica ed estetica. INBIO offre diversi strumenti diagnostici innovativi e terapie personalizzate, risultato di anni di ricerca e di uno spirito innovativo. INBIO si trova a Milano, in via Molino delle Armi 3, www.inbio.it. Mama SRL, da più di 10 anni al servizio del cliente. La comunicazione è fondamentale per ogni tipo di attività. Ci occupiamo di soddisfare le vostre esigenze dandovi la possibilità di promuovere la vostra attività su TV, giornali e web. Dedichiamo un team di professionisti che lavora con creatività e passione per il proprio lavoro che personalizzerà il vostro modo di fare marketing. Mama SRL, via Pellizza da Volpedo 51, Cinisello Balsamo, www.gruppomama.com. Non perdere più opportunità con i tuoi clienti. Manet e Unify ti propongono soluzioni telefoniche che si integrano con qualsiasi dispositivo mobile, ovunque ti trovi, come in ufficio. Migliora la tua produttività e competitività. Offri alla tua azienda un nuovo modo di lavorare. Venite a conoscere i nostri prodotti sul sito www.manet.it. Manet, le soluzioni che fanno parlare. Buonasera, buonasera, di nuovo ancora benvenuti a Ravona, facciamo un bel applauso perché insomma, la trasmissione che parte ufficialmente questa sera. Casino di invitati, sempre di più. Sì. Tu sei fuori ormai, hai visto l'ultimo spot che parlava di discoteca, ti sei portato con uno di quei tanti, let's go sulle mani, giù le mani. È una trasmissione di calcio. Ma bisogna sintetizzarlo, se no diventa poi... Io non lo so. Polenica, siamo alla prima puntata già io. Hai ragione, sdrammatizzare. Dramatizziamo. No, calcio è un gioco. Mi dica il cavaliere ufficiale. Il signor Buscemi. No, no. Sì, è un grande. È un grande uomo che se non è momento di primeggiare ci trova in difficoltà. No. Tra l'altro, Giovanni, fatelo primeggiare. Giovanni, scusatemi un attimo. Giovanni, abbiamo preso delle foto della tua carriera cinematografica. Dove sapete che il film più bello che ha fatto è stato Asso. Dove per 90 minuti non ha parlato, non ha detto una parola, non era un film muto, lui però ha fatto la parte del muto e ci vuole anche lei. E veniva pagato per quante parole veniva diceva. Veniva pagato a parlare, questo è Buscemi, guardatelo, qualche anno fa, sinceramente sei più bello adesso. Allora lanciamo questo quesito, chi è più brutto? Qui siamo veramente a Beccaria. Qui eravate a Beccaria, avete girato a Beccaria, dunque scena anche da tanto rischio. Da qualità. Carcere. Da qualità. Ne abbiamo un altro, Giovanni. Marforel, vediamo che se era Saviano. L'amante di Emirel Dark. Addirittura questo ha fatto cinema, mica. Asso è stato un bel film. Posso confermare anche tu, hai visto? Lui ha fatto l'adolescenza vedendo i film di Buscemi. Cioè, allora, Asso è stato un bel film. Ne abbiamo un altro perché
c'era la seconda che ha preparato Giovanni Cesaro, è inquietante quella. Qua sei più maturo, diciamo. Sì. Questa cos'è? La fototessera? Che cacchio? Questa è grandi magazzini. Questa è storica. Questa è il suo esplorato cinematografico, e lì poi ha fatto quelli che è il calcio, dove abbiamo conosciuto grandi personaggi come Suor Paola, come Idris. E Idris, li conosciamo tutti, Idris, quelli che calcio, Buscemi aveva questa piccola parte. Idris, no, quello per gli amici, Paco. Va bene. Dopo questo giusto tributo all'attore. Ah, vabbè, come l'avete visto, muto. Io vi ringrazio. Sì. Devo scoprire un aneddoto che vi farà piacere. Sì. L'ora esatta... A Radio 105, da 25 anni lo fa lui. Peccato che sia un'ora esatta 13. Che dura 2 ore ogni domenica, però a parte questo, non è che voglia essere sito nel rispondere. Anzi, entra in crisi quando c'è l'ora legale. Sironi, hai capito? Allora, Sironi, io ore, ho parlato quindi. Con te a Radio 105, facevo l'ora esatta, si dice sito o no? No, non puoi, no. È la violenza. Sono minacce. È violenza. Sì, anche l'ora esatta. Ah. Qua vige la democrazia. Oltre l'ora esatta, facevo anche dell'altro. L'ora esatta era registrata, quindi la faceva un annuncio. Cavaliere, mi tiri fuori lei da questa impasse. Parliamo della Juventus. Lei da sempre dice che la Juventus è Tevez dipendente. Senza Tevez è un disastro. Se lo dici tu, allora non posso dirlo io. Io l'ho detto l'anno scorso, l'ultima trasmissione che ho fatto qui, ho detto se va via Tevez per colpa dell'allenatore, la Juventus non riuscirà mai a fare quei risultati che ha fatto l'anno scorso, perché gli ha fatto un dispetto, l'ha tirato fuori squadra quando stava vincendo la classifica dei cannonieri, e c'era una ragione molto particolare. Però Tevez un po' il mal di pancia ce l'aveva anche da prima, era già un po' che diceva voglio tornare in Argentina, No. Tu dici che è stato proprio Allegri. Io ho parlato Allegri, con Marotta, Marotta è stato il mio... Da ragione, al mio capitano. Il capitano poi ci sta dando uno scoop, non da poco. Io vi dico che ne hanno fatto uno sgarbo, lasciarlo fuori anche nella partita specialmente di Parma-Juventus, che non contava niente, che era quello che poteva fargli vincere la classifica di perché aveva 4 gol di vantaggio, gliel'ha fatta perdere di proposito, perché non volevano che lui andasse via, volevano metterlo in difficoltà. A questo punto Marotta, che è, diciamo così, direi di più del consigliere del presidente, è andato da il giocatore e gli ha detto allora tu non vuoi più rimanere alla Juventus. Siete voi che non mi volete più alla Juventus, perché io con 3 partite avevo vinto la classifica cannonieri, e per un giocatore vincere una classifica dei cannonieri è importantissimo, perché non solo in Italia, ma quando vinci in Francia, così che vinci la classifica cannonieri, è una cosa determinante. Questa è un'autobiografia, perché bisogna anche chiarirlo per il pubblico, che magari per ragioni fortunatamente per loro di età. Dovete sapere che il signor Brighenti, quando vestiva... Cavaliere ufficiale, Sergio Brighenti. Che maglia era? Della Sampdoria? Sì. Quando Sivori ti scippò... Quello è stato uno sippo organizzato con la stampa. Lui, Colombo, può essere testimone, in quanto ha al centenario dell'Unità d'Italia 1961, si celebrò a Torino la partita Juventus-Torino e Juventus-Inter, sospesa per impraticabilità del campo in quanto gli spettatori erano troppi ed erano tutti a bordo campo. Il regolamento diceva che dava la partita vinta alla squadra ospite per responsabilità oggettiva della squadra di casa. In realtà, per la prima volta, fecero ripetere la partita. E residentissimo averne di quei personaggi. Una cosa mandò i ragazzini, no, finì 9-1, 6 gol Sivori per raggiungerti e batterti. Sì. E gol di Mazzola. Ma lo sai che i giornalisti non hanno mai voluto che fosse scritta questa cosa. Però c'è una cosa che è importante, che voi non lo sapete. Mi ha chiamato Andreotti, presidente della Repubblica, e mi ha dato il cavalierato. Questa è la prima volta. Consiga Andreotti, poi dopo consiga. Questo è l'italiano. Allora, però torniamo più su. Volevo dire una cosa, che lui ha detto una cosa molto giusta di Tevez. Pirlo uguale. Pirlo. Voi vi siete accorti che tutte le volte che poteva Allegri lo toglieva? Sì. Allegri ha costruito la forza, il successo della Juve vendendo Pirlo dal Milan. Dunque, tu perché dici, accanto a Pirlo si è creata... Poi sentiamo anche tutti gli altri nostri ospiti.
tu dici che questa Juve è meno forte rispetto, sì, a quella della, sicuramente, Roma, nonostante l'arrivo di Cuadrado. No, l'arrivo di Cuadrado, cambia un po' il gioco, perché non hanno a parte Marchisio, Allegri è costretto a cambiare gioco. Sì, adesso. Ma Cuadrado è uno che salta l'uomo, oh. E se mette anche Dybala e Mandzukic, che è un rapinatore d'area, diventa, sì, una squadra temibile. Kuman all'attacco gli metti ma Pavolina, guarda che, a fare il centrale, guarda che Allegri è così, Allegri è uno che vuole avere il dominio sui giocatori, quando c'è uno di personalità lui litiga, certo, è così, certo, certo. Bravo allenatore, ma secondo me lui ha pensato, Allegri, che Padoin e Pirlo iniziavano per P tutti e due, li poteva mettere nello stesso ruolo, era uguale, ed era uguale. Certo. Ma non basta avere la stessa legge, certo, diciamo che Padoin non è la stessa classe di Pirlo, nonostante la comuni la lettera iniziale, oh, è un buon operaio, Caltonello, poi Giuseppe, poi Roberto, poi già sono state anche le prime vicissitudini proprio su chi batte le punizioni, no? L'episodio di Bonucci con, cioè, quando Pogba, c'era Pirlo le batteva Pirlo, punto e basta, no? Pogba batte tutti i corner, tutte le calci d'angolo, ma non li fa battere la Giuseppe Cardone, quindi. Tu dici che questa Juventus ha qualcosa in meno rispetto a quella che ha dominato negli ultimi 4 anni in Italia e l'anno scorso è arrivata in finale di Champions League. Guardiamo quello che è stato il mercato di quest'estate, sicuramente giocatori come Vidal, Pirlo, sono giocatori che nel recente passato sono stati molto importanti per la Juve e per altre squadre. È chiaro che la Juve, se andiamo a guardare le carte d'identità dei giocatori, ha davanti un futuro roseo, secondo me, perché ha tanti under 23. Vero. Quindi, però scusami, anche qui non capisco. Riscatti Zaza e adesso me lo rivendi perché non ha convinto Allegri. Allora lasciano ancora lì. Tanto sarà seduto all'estero. No, ma poi c'è un altro fatto. Se l'anno scorso arrivi in semifinale della Coppa Campione, quest'anno devi cercare di arrivare in finale. Se mi mandi via 3 giocatori di peso, devi comprare altrettanto 3 giocatori validi. Invece tu dici puntere sui giovani, allora quest'anno non contano. Cioè pensano di vincere il campionato, ma nella Champions non contano. E una Juventus deve appuntare alla Champions, non può dire dopo l'anno scorso, tra qualche anno, sì. Li prendi i giovani, li tieni dietro, fai giocare i titolari, magari poi li alterni, li fai entrare. Sono i più bravi però. Sentiamo, Luigi, sentiamo cosa ne pensa. Bravi, Cosa? Sentiamo giovani, cosa ne pensa la famiglia del grande. No. Allora, il padre poi il figlio. Allora, io vorrei dire questo, che lo stesso discorso che si sta facendo adesso Colombo sulla Juve, io lo faccio pari pari per il Milan, però attenzione, stiamo parlando del Milan, Inter, Juve, sono le squadre che devi pensare alla Champions, a vincere il campionato, poi vada come vada, ma è questo l'indirizzo. E quindi, tornando al discorso di prima, ecco perché facevo quell'appunto sul Milan, io da tifoso milanista lo facevo. Per quanto riguarda la Juve, io la vedo in questa maniera: sicuramente la Juve ha perso 3 punti fondamentali, no? Pirlo, Tevez e Vidal, che l'anno scorso, già in un momento in cui in qualche partita si è visto un po' qualcosa che non funzionava come doveva funzionare, ma arrivava uno dei tre e chiaramente sistemava la partita. Bravo. Io dico questo, che i problemi della Juve sono questi due. Uno positivo, cioè è stata secondo me la squadra che ha fatto i migliori acquisti, giovani, gente che deve crescere per l'amor di Dio, ma sono tutti veramente dei grandi professionisti che possono fare una bella squadra. Ecco, punterei molto sul discorso dell'età alla difesa, perché attenzione, hanno una difesa che comunque si è fatto un mazzo così. Però ha preso Rugani. Lo so, ma si è fatto un Roberto, mazzo così. Io no, i tre che ci sono adesso difficilmente quest'anno usciranno, attenzione. Roberto, Ti faccio una domanda, però tu dici che ha fatto un bel acquisto, giovani fortissimi, è vero. E chi sostituisce Pirlo? No, non hanno nessuno. Nel ruolo nessuno. Allora non puoi fare un errore del genere. No, questo sì, però a meno che fai la corte a Dresden, o lo prendi o non lo prendi. A meno che non abbiano pensato di cambiare gioco. Ma se Marchisio non c'è, avrebbero puntato. Quando non c'è Marchisio, chi mette? Padoin? Manuel Del Conte. Chi mette allora? Il discorso di non avere un sostituto di Pirlo, devo dare ragione per forza al dottor Colombo, perché non ci hanno pensato, secondo me Marchisio non ha la stessa resa di un Pirlo, perché Pirlo è un fuori classe. Ma riparare in corsa con Cuadrado, però secondo te? Ma non Cuadrado serve, cambi gioco, anche secondo me. Può darsi anche che ci abbiano pensato benissimo. E volevamo un sostituto con Marchisio?
possono anche cambiare il sistema. Cambiano il sistema. Perché non dimentichiamolo, non dimentichiamolo che a questa Juve a tutt'oggi manca ancora trequartista, che per tutta l'estate Allegri gli ha chiesto. Certo. Ha detto, io voglio un trequartista, sì, Draxler. Cioè, se la Juve che... mancano dei giocatori... No, con la Juve non manca, però scusa Giuseppe, scusami Giuseppe, tu dici si può anche cambiare il modulo, il sistema di gioco. Ma in Italia non è che... Sì, ma non dopo la prima di campionato. Cambi il modulo, sistema di gioco, il rapporto alla bravura o all'attitudine del giocatore a interpretarlo quel ruolo lì. Perché Cuadraro è la dimostrazione. Alla Fiorentina giocava in una certa maniera, aveva un certo spazio, era irresistibile. Salah alla Fiorentina aveva lo stesso spazio di Cuadraro, era irresistibile. Alla Roma, che ne ha di meno, rende molto meno. Il problema è qua, Giuseppe Rossi, chi è che l'ha tirato fuori? Ranieri, l'ha tirato fuori Ranieri a Parma. Bravo, perché quindi, c'era chi lo... Il discorso, che facevamo prima anche con Brighetti, il calcio da 4 anni in Italia è diventato un calcio, scusate la parola, di fanatici. Io dico che a Coverciano è arrivato un morbo che si chiama Masturbatio Mentis, dove tutti fanno delle cose folli. La squadra sale, ma se il campo è in pianura, la squadra si abbassa, si accucciano. Tutte queste cose qua. Pensa, c'è l'esterno basso. Un giorno era un dibattito con Pizzu, mi hanno chiesto cosa voleva dire, ho detto prova a alzarti Bruno, quanto sei? 1,85. Ma tu eri terzino, sei un esterno basso. Poi c'era Anastasi, quanto sei alto? 1,65. Tu sei un esterno alto. Cioè siamo la follia. Cioè, quando la follia prende... Tutti questi termini, no? Fino a qualche anno fa non si usavano. No, ma questo ti dimostra che sempre gli schemi, tu devi mettere i giocatori a rendere nella posizione in cui sanno giocare meglio. Questo fa un grande allenatore. Assolutamente. Luigi, sentiamo Brighetti. Perché voi avete visto il gol che ha preso la Juventus? Sì. Beh, e non vi siete accorti che Buffon... Era fuori posizione. Cioè, poi, io quasi non lo simulerei. Non solo Buffon, ha ragione. Ti va di fare Steiner. Ti va di fare Buffon per un attimo. Buffon era fuori posizione. Vogliamo anche fare di questa Steiner che l'ha perso. Scusa, Sergio, sotto la tua direzione tecnica, facciamo questa simulazione. Vai un attimo in porta fai Buffon un attimo. Per cortesia, mi chiami per piacere Ilaria? Ma no, non devi fare adesso a tutti gli effetti interpersonali Buffon, cioè... Devo entrare nella parte! Siamo in aria! Ma solo nella parte, per favore! Sì, nella parte, Sironi, basta! Devo entrare nella parte! Sì. Sironi, che non ha nessuna velleità verso di te, perché insomma ha buon gusto, è sposato felicemente con una bellissima donna, che ha più o meno la tua età, però comunque, diciamo... Allora, fa invece... che sia tu, l'inglese? Allora, ti dico... Terò. Allora, vai, fammi Buffon, per favore, allora... Buffon, lo so, mi chiedo scusa, Luigi, capitano, mio capitano, il più brutto della compagnia per rappresentarti, allora, devi stare davanti alla devo porta. Chiamare Ilaria o l'altra? No, viene Terò. Una delle due bene, arriva. Scusate, noi abbiamo preciso, questa moviola umana, non abbiamo filmati, siamo poveretti. Allora, ecco, Buffon sta lì impalato, va benissimo quello che stai facendo, non ti muovere. Dopo Asso, come hai fatto a Asso allora, e a Grandi Magazzini, non ti muovere, non dire una parola. No, tu taci allora. Ok, basta, non è che ogni volta. Dottor Alessandro, per dirti. Fate questo. No, ma guarda che non è l'ultimo tango Parigi. Ma parte di qua, Cross. Mi chiediamo scusa. Ragazzi, dai. Non è una bella pagina di televisione. Il fatto che quelli che caccia per 10 anni... Allora, Buffon non lo tocca il pallone, è inutile che vai lì a calciare. Fammi spiegare. Allora, Buffon ha colpa perché? Perché nel momento in cui ha visto che Bonucci si è perso l'attaccante e poi ha crossato, dato che una volta ai nostri tempi si diceva che l'area piccola è di padronanza del portiere, esatto, lo dico bene, esatto, correggetemi se sbaglio, lui doveva a quel punto lì allertarsi e uscire sul cross. E invece rimane fermo. È chiaro che lui arriva qua. 4-4, no, di testa e ti frega. Ma e questo è il problema. Il cross alto 50 metri. Come si dice Giuliano in portoghese quando uno frega il portiere? Lo butta in aria le mani. Ma no, non è bandiera gialla. Scusa, niente. Comunque insomma, l'ha fregato. Ecco, è rimasto un po' fermo. È rimasto comunque, fermo. Comunque, c'è una cosa che molti non hanno.
diciamo, la difesa della Juve. Una cosa che molti, non hanno detto nella semifinale di Coppa Campioni, no? Sì. Nessuno ha detto, o pochi, perché Buffon è un monumento, non si può criticare, ha fatto delle parate. Il secondo gol del Barcellona è un errore di Buffon, che para buttando la palla lì. E il secondo errore del signor Allegri, che fa giocare Vidal con il cartellino giallo, nel secondo tempo non ha toccato la palla, per paura di uscire. Doveva entrare prima Pereira. Certo, assolutamente. Va bene, insomma, questa Juventus, al di là della sconfitta con l'Udinese, è ancora una squadra in costruzione. E dicevo prima, non sapevo bene su quale direzione andrà Allegri, perché il trequartista ad oggi non è arrivato, è arrivata questa ala. Tre difensori, poi i due che giocano sulle fasce vanno a fare il centrocampo, sì, certo. Ne mette due e poi fa quattro. Ma è giusto, cavaliere, cinque difensori. C'era una punta sola di Natale. Come di Natale? Nel primo tempo. Erano cinque difensori. Ha detto le con un attaccante contro un giocatore di 38 anni. Lascia perdere 38 anni, 5 difensori. Ha detto giusto. Ha detto giusto, perché c'era un giocatore di punta che si è messo di Natale. Sì. Il resto, quando attiva dal di dietro, e c'erano i giocatori della Juve, per me, erano scombussolati. Poi tra l'altro nel prossimo blocco avremo proprio una lavagna tattica, grazie a Brighetti che ci insegna la tattica, ha promesso che ogni settimana ci spiegherà un modulo. Ma loro giocavano con VM. Sto parlando di Brighetti, no, della Juve. Il 4-4-4, quello di devo dare un ringraziamento all'ex presidente della federazione Umberto Agnelli. Sì. Perché voi non lo sapete, però lui, dopo quello che mi è successo, mi ha regalato personalmente il pallone d'oro. Sì. Quindi però la carriera non ho potuto, in parte frenata. Non ho potuto. Riccardo, scusa, posso cogliere l'occasione di quello che sta dicendo adesso il nostro amico per fare una domanda, che è questa. Siccome lui è anche dirigente della federazione, quindi sei a conversazione. Collaboratore tecnico. Giovanni, scusa, abbiamo anche qualche foto dei gol. Benissimo. Volevo fare una domanda. Eccolo qua, uno dei quei tanti gol, Sergio. Sempre io quando giocavo a calcio. Questa l'ha fatta in allenamento alla fine fine. No, questo è un grande gol. Sì. No, volevo dire, un'altra cosa che mi ha colpito già in questa prima fase della prima partita del campionato è, ragazzi, troppi stranieri. Cioè, sì, ma la federazione, bravo, sì. Ma è possibile che non si pone la domanda? C'è, se è stata una partita addirittura che c'erano solo due italiani, ragazzi, ma stiamo scherzando. Sono poi d'accordo. Ci lamentiamo che la nazionale non funziona, ma se noi i nostri ragazzi non li facciamo giocare. Voglio dire, l'Inter ha venduto per 6 milioni di euro, come si chiama quel giocatore della primavera forte? Buonazzoli. L'ha venduto alla Sampdoria, giusto? Ci vogliamo scommettere che questo non farà una partita quest'anno? Senti, ma tu hai visto che l'Inter e tu sono tutti stranieri? Ma tu, non soltanto l'Inter, sì, anche perché la nazionale. Si chiama internazionale. Però su questo mi arrabbio. Ora siamo tutti d'accordo che ci sono troppi stranieri e pochi italiani. Quando però l'ha detto Sacchi, l'hanno attaccato tutto, dandogli del razzista. E questa cosa però lui ha detto solo che ci sono troppi stranieri nelle giovanili. Quando basta. Tu parli 30 milioni, un ragazzo di 21 anni, mm-hmm, che ha fatto solamente 23 partite, certo, in Serie A, è chiaro che vanno a comprare la gente all'estero. Perché con 24-30 milioni la compri. Allora è sbagliato chi l'ha venduto, italiano. Scusa Massimo, è proprio un fatto di economicità. Cioè, è questo il problema. Perché se tu mi fai giocare pochi giocatori italiani e tra questi pochi ne vengono fuori pochissimi, è chiaro che si alza il prezzo. Se invece tu me li fai giocare partendo già dagli allievi e invece di avere due scelte ne ho 200, non mi arriva 22 milioni di euro. Ma tu vai a vedere le squadre degli allievi di Serie A e Serie B, sono stranieri, ma stiamo scherzando? Ma dai! E Giuseppe te lo può dire, perché costano tanto, le società le fanno pagare il doppio di quello che... Ma se tu hai più giocatori, hai un'economicità più lunga, Giuseppe, questo è il problema. Ha giocato insieme a Giuseppe Rossi e Pepito Rossi e insomma l'ha conosciuto.
poi l'ha apertualizzato anche lui. Comunque lo sanno tutti che lui ha giocato con Rossi nel Parma e proprio quell'anno Rossi era stato ripreso dall'estero, è dovuto andare a giocare all'estero, no? Per trovare spazio, giusto? Ah, vedi che aveva ragione. Cardone, è dovuto andare all'estero Rossi per trovare spazio, poi era stato richiamato. Sì, è andato all'estero, ma la sua storia è stata un po' emblematica. Era il settore giovanile del Parma, veniva ad allenarsi con noi quando c'era Prandelli, lo vedevi che aveva qualità. Poi dopo lui è andato al Manchester e poi è tornato e è un ragazzo che aveva qualità. Certo. Però lui... prima faceva dei discorsi, io sono tifoso, ok, ma in Italia quanto siamo disposti ad aspettare il giovane? Nessuno. C'è la cultura. C'è la cultura. Però ragazzi hai ragione. Aspetta, ti faccio un altro ragionamento, dice, ma perché all'estero quelli 17-18 anni? Bravo. Perché nel settore giovanile vanno già 200 all'ora e quando arrivano sono pronti. Qua purtroppo no, qui a 15 anni pensano di essere già dei fenomeni. Allora ti faccio un esempio, l'Inter... Sai che io sono abbastanza critico sulla mia squadra del cuore. Sul settore giovanile bisogna dire, tu sai che mi arriva uno su, allora per farti un esempio, Tremolada, che era riconosciuto come uno dei giovani con più tecnica, ha vinto il Viareggio con Destro, con Dell'Agnello, adesso era il Varese, prima il Piacenza. La forza della Juve in questo settore è questo, Paratici, che li manda in prestito. Qui abbiamo anche Antonello che va, lo scout o l'osservatore che li impongono. Tu guarda Bardi l'anno scorso a Chievo, ha sbagliato due partite, non ha più giocato, hanno messo Bizzarri, 38 anni, cioè ti rendi conto? Poi è chiaro che sbaglia un po' e bisogna, gli diamo la motivazione, sbagliano questi qui, li caccia. Scusa, ma perché quando sbaglia un ragazzo, anche giovane, straniero, gli danno la possibilità ancora di giocare e invece agli italiani no? Perché è proprio una questione di cultura però, Giuseppe. Noi come in moltissime altre cose, quando io continuo a dire non voglio rifare l'Italia, voglio rifare gli italiani per poi rifare l'Italia, noi dobbiamo assolutamente cambiare, ma se qualcuno non inizia, io faccio sempre l'esempio della famosa Roma, vi ricordate, che non poteva comprare i giocatori, che Roberto, c'è Giuliana che chiede la linea perché è arrivata probabilmente un messaggio, una domanda da parte. Interrompete voi? No, sulla Juventus. Se mi interrompe Giuliana. Come fai a dire no Giuliana, che siamo fessi, dai. Da Marco che ci scrive, con l'arrivo Quadrato può essere soddisfatta, cioè la Juve, cioè per quanto riguarda la Juve, ci vuole qualche altro acquisto? Mi fermate a Quadrato, giro veloce, Roberto, basta Quadrato, ci vuole qualcosa d'altro? Non più perché questi hanno già fatto. Ne ha già presi tanti, dici, basta, però insomma. Ci vuole il famoso trequartista, quello ci vuole. Famoso trequartista, Giuseppe Cardone. Beh, credo che con Quadrado può bastare. Abbiamo Quadrado il centro. La situazione. Tra quartista si dice Luigi Colombo, Quadrado sicuramente fa crescere il livello tecnico della Juventus, però sono d'accordo con Giuseppe che una riserva di Marchisio deve averne. Manuel, sono convinto che prenderanno Montolivo. Convintissimo. Montolivo dal Milan. Convintissimo. Garanzia. Sergio. Beh, potrebbe essere un'idea. Montolivo dal Milan. Convintissimo. Sergio, può andare bene così questa Juve o manca un centrocampista? No, io farei possibilità di qualità. Debuttare dei giovani della primavera, perché dei giovani della primavera hanno un avvenire, perché li ho visti giocare, una squadra eccellente. E c'è Marotta, si combatte lì nella società contro i dirigenti che non sono i proprietari, ma sono intorno ai proprietari, perché vogliono fargli spendere dagli altri soldi. Ma c'è dei giovani nel settore giovanile che bisogna farli giocare. Io ragazzi mi ricordo... Tu dici che la Juventus è a posto allora, così? Prendiamo il caso dell'Inter. Gnucuri ieri non ha fatto una grandissima partita. Tu leggi tutti i quotidiani sportivi, lo massacrano. Lo massacrano. Per cui non gioca più. E non gli danno neanche... un alibi della roba. Poi quando invece devono fare il pezzo, però a posto di spendere per Filippo Melo, perché non giocate con gli altri? Massimo, purtroppo da noi c'è l'idea che se perdi 1-0 sei una squadra che ha giocato malissimo, se vinci 1-0 sei un fenomeno. L'Inter l'anno scorso, se tu vedi le partite, alcune partite le ha dominate, ha fatto 30 tiri, 3 in porta e tutti gli altri fuori, perché non si cura più la tecnica. Cioè io sono allenatore, se tiro 20 tiri e 3 vanno in porta, li metto un'ora ogni volta di destro e sinistro a mirare la porta, certo. Perché l'Inter avrebbe vinto molte partite perché giocava. Poi l'altro errore che fanno
e che non considerano che l'unico vero fantasista che hanno è Hernanes. E devi mettere lui dietro le punte. Nella partita contro l'Atalanta è entrato Hernanes e sicuramente è cambiata la squadra. Si è messo dietro la punta. Sì, però Hernanes ha dato qualcosa in più. Giocatore vero in quel ruolo che l'Inter in questo momento non ha. È un uomo di classe. Quest'anno sono particolarmente contento per una cosa sola del mercato, che finalmente abbiamo comprato personaggi, giocatori sani, perché noi nel mercato di riparazione... Aspetta a dirlo perché l'Inter... riparazione perché hai bisogno dell'usato sicuro. Arriva cioè, tutti i mezzi riparati. Allora, noi non ci allenavamo ad Appiano Gentile, a Montescano, perché arrivavano infortunati, convalescenti, ora che non giocavano da una vita. Ora che prendevano il ritmo partita il campionato era ma perché finito. Massimo? Perché forzano la parte fisica. Ma se tu giochi a pallone il tuo mezzo è la palla, non la parte fisica. Devi certo. Sapere stoppare, dribblare. E tra l'altro la preparazione allora, io fisica andavo a vedere d'accusa contro cioè, la Juventus. Andavo a vedere gli allenamenti di Nislidon. Finito l'allenamento, palla di tennis, tutti destro sinistro contro il muro. Tassotti che le prime partite ha rato il campo, è diventato un giocatore fenomenale. E queste allora, cose qui sono importanti. Ma forse lo mettevano contro il muro. Sì, allora sì, Massimo, Luigi, Antonello, noi adesso ci fermiamo ancora un attimo. Torneremo subito dopo, avremo la nostra lavagna tattica, Luigi Colombo e Sergio Brighenti, poi con l'aiuto anche dei nostri amici qui in studio, spiegheremo uno dei tanti moduli del calcio. Tu che sei il capo, dovresti dire in che periodo è successo che nell'Italia non è più venuto fuori dei giovani? In che periodo? No? Quando abbiamo vinto il mondiale nell'82, nel 90, abbiamo vinto allora. Due nazionali, under 21, due mondiali. Ma è da quel momento lì che la Corea sono cominciati a muoversi i procuratori. Diciamo la verità. Sì, sì. Allora, ricordiamo i nostri numeri, il nostro numero per mettersi in contatto con Rabona. Allora, 392. 95 85 364. Ecco, tra l'altro molti vedendo la nostra Giuliana ha detto la Rabona, ma lei è Rabona? No, lei. No, io dico. No, io so pianto, che so dove vuoi arrivare tu. Ti conosco, se mi cerchi mi trovi. Ha ragione Riccardo, noi eravamo indecisi su come chiamare la trasmissione. Poi alla fine può dedicare il titolo alla nostra Giuliana, abbiamo deciso. Facciamo una cosa. Però non è che tu cosa facciamo? Dici, ma era la Rabona. Certo, non fare quella frase da pirla, cioè che tu hai pensato quello che ho pensato io. Allora, battuta ascoltata se vogliamo, no? Ecco, però adesso facciamo che basta. Facciamo che Giuliana porti un po' di ordine in questa valle di disperati con il suo annuncio, piccola pausa e poi allora, la bagna tattica. Adesso abbiamo una piccola pausa e poi ci vediamo tutti da questa parte. Come con tu, la nostra... tutti là, tutti i telespettatori, tutti là. Vabbè, tra poco. A tra poco. 5 minuti. INBIO, Istituto di Medicina Biologica. INBIO è uno dei primi istituti italiani privati che ha iniziato a studiare le malattie personalizzando le cure con particolare attenzione alla storia di ogni singolo paziente. L'istituto vanta un team di medici professionisti esperti a livello nazionale in nutrizione, intolleranze alimentari, genetica, idrocolonterapia, oncologia, ipertermia oncologica ed estetica. INBIO offre diversi strumenti diagnostici innovativi e terapie personalizzate, risultato di anni di ricerca e di uno spirito innovativo. INBIO si trova a Milano in via Molino delle Armi 3, www.inbio.it. Mama SRL, da più di 10 anni al servizio del cliente. La comunicazione è fondamentale per ogni tipo di attività. Ci occupiamo di soddisfare le vostre esigenze dandovi la possibilità di promuovere la vostra attività su TV, giornali e web. Dedichiamo un team di professionisti che lavora con creatività e passione per il proprio lavoro che personalizzerà il vostro modo di fare marketing. Mama SRL, via Pelizza da Volpedo 51, Cinisello Balsamo, www.gruppomama.com. Non perdere più opportunità con i tuoi clienti. Manet e Unify ti propongono soluzioni telefoniche che si integrano con qualsiasi dispositivo mobile, ovunque ti trovi, come in ufficio. Migliora la tua produttività e competitività. Offri alla tua azienda un nuovo modo di lavorare. Venite a conoscere i nostri prodotti sul sito www.manet.it. Manet, le soluzioni che fanno parlare.
Inbio, istituto di medicina biologica. Inbio è uno dei primi istituti italiani privati che ha iniziato a studiare le malattie personalizzando le cure con particolare attenzione alla storia di ogni singolo paziente. L'istituto vanta un team di medici professionisti esperti a livello nazionale in nutrizione, intolleranze alimentari, genetica, idrocolonterapia, oncologia, ipertermia oncologica ed estetica. Inbio offre diversi strumenti diagnostici innovativi e terapie personalizzate, risultato di anni di ricerca e di uno spirito innovativo. Inbio si trova a Milano in via Molino delle Armi 3, www.inbio.it. Mama SRL, da più di 10 anni al servizio del cliente. La comunicazione è fondamentale per ogni tipo di attività. Ci occupiamo di soddisfare le vostre esigenze dandovi la possibilità di promuovere la vostra attività su TV, giornali e web. Dedichiamo un team di professionisti che lavora con creatività e passione per il proprio lavoro che personalizzerà il vostro modo di fare marketing. Mama SRL, via Pellizza da Volpedo 51, Cinisello Balsamo, www.gruppomama.com. Non perdere più opportunità con i tuoi clienti. Manet e Unify ti propongono soluzioni telefoniche che si integrano con qualsiasi dispositivo mobile, ovunque ti trovi, come in ufficio. Migliora la tua produttività e competitività. Offri alla tua azienda un nuovo modo di lavorare. Venite a conoscere i nostri prodotti sul sito www.manet.it. Manet, le soluzioni che fanno parlare. Inbio, istituto di medicina biologica. Inbio è uno dei primi istituti italiani privati che ha iniziato a studiare le malattie personalizzando le cure con particolare attenzione alla storia di ogni singolo paziente. L'istituto vanta un team di medici professionisti esperti a livello nazionale in nutrizione, intolleranze alimentari, genetica, idrocolonterapia, oncologia, ipertermia oncologica ed estetica. Inbio offre diversi strumenti diagnostici innovativi e terapie personalizzate, risultato di anni di ricerca e di uno spirito innovativo. Inbio si trova a Milano in via Molino delle Armi 3, www.inbio.it. Mama SRL, da più di 10 anni al servizio del cliente. La comunicazione è fondamentale per ogni tipo di attività. Ci occupiamo di soddisfare le vostre esigenze dandovi la possibilità di promuovere la vostra attività su TV, giornali e web. Dedichiamo un team di professionisti che lavora con creatività e passione per il proprio lavoro che personalizzerà il vostro modo di fare marketing. Mama SRL, via Pellizza da Volpedo 51, Cinisello Balsamo, www.gruppomama.com. Non perdere più opportunità con i tuoi clienti. Manet e Unify ti propongono soluzioni telefoniche che si integrano con qualsiasi dispositivo mobile, ovunque ti trovi, come in ufficio. Migliora la tua produttività e competitività. Offri alla tua azienda un nuovo modo di lavorare. Venite a conoscere i nostri prodotti sul sito www.manet.it. Manet, le soluzioni che fanno parlare. Inbio, istituto. Bentornati alla buona. Adesso ci spostiamo dalla nostra, insomma, lavagna tattica, dove ci spiegheranno, insomma,
Sì, come giocherà a questo punto la nuova Juventus con l'arrivo di Cuadrado? Che tipo di squadra metterà in campo Allegri? Abbiamo un CT addirittura. Il maestro come Sergio Brighenti, un maestro comunque di tattica, grande giornalista, grande telecronista come Luigi Colombo, il direttore di Universate. E allora, la Juve con questo nuovo modulo, Luigi prima diceva il 5. Sì, loro mettono tre difensori, poi mettono Evra e Lichtsteiner qua, che vanno a fare praticamente questo lavoro qua. Poi mettono tre attaccanti, Cuadrado che salta l'uomo e quindi Mandzukic che è un rapinatore può avere grandi possibilità, Dybala che lui lo usa raramente è un altro che salta l'uomo, quindi questo qui potrà fare tanti gol. Il centrocampo è coperto se questi due non vanno allo sbaraglio. Ecco Sergio, sei d'accordo su questo nuovo disegno tattico della Juventus? Secondo me tre attaccanti davanti, due larghi e centrale Mandzukic. Secondo me lascia troppo spazio aperto al centrocampo. Perché, però sono in quattro, eh? Sì, sono in quattro, però anche nella Juve, qui in questo momento, se tu ti slanci in attacco, rimangono in tre, uno è fuori gioco che è là e questi possono rientrare. Sì, è un rischio che fanno, no, questi devono stare qua, non devono andare avanti. Ci sono già le due ali che saltano. Gioco. Sì, come si facevano. Posso permettermi di intervenire un attimo, però i tre attaccanti della Juve, persa la palla, devono perlomeno due rientrare. Ma certo. Perché altrimenti si crea una zona qui dove se la squadra avversaria va in minoranza. Sì, hai ragione. I due le due ali devono tornare. A Sergio Brighenti, con lo schema così bianconero, con questo schema bianconero, come si difende, come si affronta la Juventus? Cosa ci vuole? Che ci siano difensori? Come si devono comportare i difensori, i centrocampisti? Tu dici delle cose che sono emblematiche, perché dipende tutto dalla situazione di forma dei giocatori. Se hai Tevez qui, che parte di qui, perché Tevez partiva di qui, lui come partiva ce n'aveva anche due contro, li faceva fuori perché questo si toglieva di mezzo e andava in porta. E allora questo era però l'abilità di un grande giocatore. Se non ce l'hai, per esempio, con Lorente non puoi fare quel gioco lì. Però lui diceva un'altra cosa, diceva come si può mettere in difficoltà la Juventus, allora la difficoltà con la tre Juventus punti. Con gli esterni. Con tre punti, se tu li attacchi con così, dici in fase giochi tre contro tre, giochi tre contro tre, se questo salta l'uomo, tu sei due uno, contro uno. Anche perché ecco Toto Barzagli lì che difendono Chiellini. Se ti ricordi si giocava col libero, perché una volta che la superava questo era il libero che andava a tamponare. Giuseppe, c'avevo uno fisso e uno dietro. Sei d'accordo Giuseppe? Gradirei. I tre attaccanti possono mettere in difficoltà la difesa della Juventus e i difensori cosa devono fare con tre attaccanti? Vieni qua, due veloci qua. Come Dybala. Io penso. Dai, tu hai già fatto un corso di allenatore? Penso sì. Poi lui ha giocato, cioè, sto iniziando. Un neo allenatore, dai Giuseppe. Se voi osservate, secondo me, le grandi squadre in Europa, come lo è stata la Juve lo scorso anno, Barcellona, 4-3. Bayern Monaco, non è tanto lo schieramento, è l'atteggiamento. Loro perdono palla qua, sono già qua. Sì, fanno il press. Sono già qua. Non riesce a superare la prima pressione, fai fatica a superare. Il Barcellona quando diventa vulnerabile? Il Bayern Monaco quando è vulnerabile? Quando salti la prima pressione, dietro sono due difensori / tre difensori. Quando fanno una pressione corretta è veramente complicato, perché se conquisto palla qua, la porta per far gol è già qua. Se conquisto palla qua, quindi tutti dietro la linea della palla, come si suol dire spesso in Italia, conquisto palla qua, per arrivare qua infatti un po' di strada. Sì, però Giuseppe, scusa, è un gioco molto dispendioso così. Roberto, vuoi andare anche tu alla lavagna? Giuliano è tutti là. Perché il gioco di sacchi, no? Sei milanista, il gioco di sacchi è dispendioso oppure no? Dispendioso. Assolutamente. Però, fa per i risultati oppure no? Però Sacchi ha fatto una non cosa. Non ne ho viste squadre che hanno vinto correndo in maniera organizzata però, poco. Sacchi, la cosa secondo me eccezionale che ha fatto è il pressing degli attaccanti sui difensori, che non esisteva. Gulli mi ha detto una roba strabiliante, perché se tu, come dice lui, vai ad attaccare subito il difensore in due, se questo perde la palla va in porta. Questo è il discorso. Allora, però il discorso di vedere... Sacchi, tu hai detto ha vinto eccetera, via dal Milan che cosa ha vinto? Ha fatto una finale di Coppa del Mondo, sì. E ha perso con un Brasile più scarso possibile, aveva che avere i rigori, perché lui non vinceva? Perché lui ha fatto delle cose eccezionali e ha meritato una pagina importante nella storia del calcio mondiale. La preparazione, la mentalità. Ma lui ha un'utopia,
che è un'utopia che è fallita, che è quella di avere la PlayStation dove lui comanda i giocatori. I giocatori non sono robot, gli devi mettere nel posto migliore del posto e lasciargli la fantasia. Gullit e Rijk, dopo un po' lo stufi. Lui è andato da Berlusconi, ha detto, io Baresi, gli ha detto ciao, arrivo. Cioè, c'è da dire che poi in campo internazionale ha vinto una Champions sola. No, due. Due. Due Champions. Due Champions. Bene, allora dopo questa parentesi tattica, velocemente. Ha ragione anche Colombo quando dice per fare questo tipo di gioco che è dispendioso e chiaramente ci vogliono giocatori disposti a fare questo, è la società che deve fare una squadra, certo, con quel tipo di giocatori, certo, tenendo presente che il Milan di Sacchi dopo 3-4 anni, ricordate, i giocatori erano scoppiati. Un momento. Il Milan di Sacchi ha fatto una fatica enorme. Certo, Sacchi era praticamente esonerato prima di vincere. È vero, Giuseppe, quando ha vinto. Sì. Però Giuseppe, al Milan di Sacchi, quando è andato via, hanno detto è una squadra finita. È arrivato Fabio Capello, che è un concreto. Con quella squadra lì, quattro scudetti in 5 anni, sì, facendo giocare centravanti Massaro. Quindi vuol dire che se tu i giocatori li sai mettere in posto e senza Van Basten, perché solo il primo anno ha fatto più di 100 gol. Allora io però... aspetta un attimo, scusa. Infatti io intendevo con quel tipo di gioco. Massimo, veloce, perché dobbiamo parlare poi anche dell'Inter. No, bene, ma sarò velocissimo, dato che adesso noi guardiamo molto ai giovani. Qui ci abbiamo Antonello, che è un osservatore dei giovani. Secondo te, come giocano le squadre che vai a vedere dei giovani? Tieni, accomodati. Bene, tornate intanto tutti ai propri posti, giocano, dai, così ci diamo il cambio. Sì, esatto. Allora. Vabbè, ma le squadre giovanili, quasi tutte quelle che ho visto io, giocano con classico modulo 4-3-3, quindi 4 difensori, 3 centrali e 3 punte. Non hanno, sono molto alla base, no? Si vede in giro. Forse il modulo più semplice. Tra virgolette, è il 4-4-2, esatto. Poi 4-2. Adesso... Però giocano sempre 3-3. Con questi schemi qui. Sì. Basi, tocchi di base, non è che hanno, come le prime squadre, un qualcosa, come diceva prima il dottor Birenti, il Tevez che ti fa la differenza fuori classe per quanto si parlava della Juventus. C'è e ti fa la giocata. Nei ragazzini non è così, non c'hai il fuori classe. E secondo te questo è un errore oppure sì, certo, è una prassi? È, no, un errore, è un errore, perché vedi che il Barcellona e il Bayern crescano Massimo, tutti. Massimo, chiudiamo questa parentesi tattica. Luigi, intanto accomodati. Sì. No, volevo dire l'ultima cosa, mi permette. Vai, Luigi. Avete visto che la Juventus di Conte, gli ultimi l'ultima partita, ha vinto gli scudetti, giocava con 6 centrocampisti, perché erano spompati. Per fare quel lavoro lì bisogna un dispendio di energie enorme. Incredibile. E hanno perso col Bayern perché correva di più. Con una considerazione che faceva prima, diciamo, a telecamere spente Sergio Sironi, non si gioca più per strada. No. Prima Brighenti mi raccontava che le sue prime partite a calcio, le sue prime passi da calciatore, gli ha fatto l'oratorio dei Salesiani a Modena. Oratorio. No? Adesso Duomo. Invece i ragazzini di adesso giocano le prime cose che fanno col calcio con la PlayStation. Ma sì, certo. Cioè, hai capito? Quindi ma la mente è giocata a Madrid, sì, ma dove la PlayStation? Cioè, no, non si gioca più al calcio, dunque la tattica viene sicuramente lasciata un po' da parte. Ma allora, io ho una domanda, secondo voi la Primavera dovrebbe giocare con lo stesso schema tattico della Primavera? Certo. Come, detto che come fa il Barcellona? Beh, Barcellona la Primavera ha gli stessi giocatori. Il Barcellona no. Però li può impostare. Però il ragionamento l'impostazione è quella. Tu dai l'impostazione perché se tu mi porti un giovane dalla primavera in prima squadra deve già sapere, certo, è già pronto. Poi che sia un fuori classe o meno, quello è chiaro, discorso. Chiaro. Allora parliamo una cosa. Io credo che la Juve negli ultimi anni, ma anche in passato, è stata riconoscibile perché comunque aveva un'identità. Che giocassero 4-4-2, 3-4-3, è una squadra che non ha mai mollato. E quello negli ultimi 4 anni, e sì, quella è una negli cosa ultimi 4 anni, vero, perché vero. Prima hanno, è una cosa che ti porti dentro i ragazzi, se li fai arrivare in prima squadra con un'identità dove per battermi devi sudare parecchio, quando arrivano hanno meno difficoltà, già fanno fatica a arrivare, ma quando arrivano hanno già una mentalità diversa. Perfetto, allora parliamo dell'Inter, perché insomma tra le squadre che sono andate bene nella prima giornata del campionato sicuramente l'Inter, che ha battuto l'Atalanta 1-0, sofferto con Jovetic che comunque ha fatto un bel gol. Poi voglio un'altra simulata della difesa, sì, dell'Atalanta, ne voglio due o tre lì che indietreggiano, sì, invece di andare incontro a Jovetic andavano indietro. Jovetic alza la testa, mira l'angolino, pam, la mette lì, gran gol. È quasi similare al gol di Higuain Napoli-Inter, perché il gol nasce
da una rimessa laterale. Tu sai che nelle rimesse laterali non esiste il fuorigioco. Di conseguenza si sono trovati già in superiorità numerica. Sì, che avevano già un nome meno all'Atalanta. Però in quel frangente erano due contro uno. Quindi lui si è accentrato e ha avuto la fortuna di trovare quello spazio per fare quel tiro a giro che è stato fenomenale. Però anche qui dobbiamo dire, certo, la vittoria, i tre punti danno sicuramente entusiasmo, hanno fatto iniziare con il piede giusto la squadra di Mancini, però qualche problema tattico anche qui c'è, la squadra non è completa, diciamo. Non sarà completa, Perisic, però non puoi neanche giocare, che secondo me, con Medel, con tutto l'affetto che posso avere per Medel, anche perché è nazionale, pazzezzino. Anche perché io... Dicevo, ha fatto 6 passaggi, ne ha sbagliati 8. Dicevo, ieri allo stadio, vedere Medel che imposta il gioco e come vedere buona parte della Juve, fa catechismo, insomma, sì, ecco, sì, un po', c'è un po' di contraddizione. Ma poi l'Inter ha almeno bisogno di 2 punti. Certo. 2 punti, Perisic è un altro. 2 punti c'è bisogno, è un altro. Per tutto fare un campionato di dignità. Cavalier Brighenti. Ma certo, ma il problema è un altro. Se c'è un giocatore che ha delle qualità per poter coesistere con Icardi, oppure adesso Perisic, bisogna inserirlo, se è giovane è meglio ancora, perché con un giovane ubbidisce. Io quando ero giovanissimo, che giocavo a 19 anni in mezzo a Marpioni, quelli lì mi urlavano se io facevo un passaggio sbagliato lì, allora tornavo indietro e davo la palla, però imparavo. Te lo vedi, per quanto concerne poi il gioco, Perisic non è fondamentale, perché non viene anche per occhi, ma è già di più che non Perisic, già di più, perché noi, se tu fai caso, l'Inter è una squadra più di individualisti che anche non di assieme. Che se quest'anno non ha giocato benissimo ieri l'Inter complessivamente. L'Inter era come l'anno scorso. Ho capito, però c'erano la difesa, gli uomini che erano nella posizione dove dovevano essere e si muovevano come si dovevano muovere. La difesa, li ho visto fare le diagonali che dovevano essere fatte. Sì. Il centrocampo, diciamo che la difesa è migliorata molto, Murillo, la difesa Miranda. È migliorata molto. Però tieni presente che più di una volta, quando la palla era sul lato sinistro, cioè questo è il campo, qui c'era una prateria vuota, nessuno si portava lì. Se devi allargare l'Atalanta gioca in 8 metri, c'ha 4 difensori, basta che allunga il piede uno, ti blocca. Allora cosa devi fare? Devi andare sulle fasce e quindi avere giocatori che saltano l'uomo, quindi li mettono da una parte Jovic e dall'altra Palacio, perché sappiano anche crossare, giocatori capaci di D'Ambrosio salta l'uomo, cioè, ma poi fa il cross alti così. Giuseppe Cardone, tu l'avresti ceduto Kovacic? Assolutamente no. No, perché poi il discorso che dicevo prima, cioè se il gioco lo devi impostare Medel, che a me piace moltissimo, è chiaro che i giocatori poi devono dimostrare, ma qualitativamente credo che all'Inter non ci fosse un giocatore con le qualità tecniche. Sì. Poi probabilmente per il progetto tecnico dell'Inter non andava bene, però qualitativamente secondo me è fortissimo. Kovacic ieri sera avrebbe fatto il gol di Jovic? No, si può sapere. No, per amore. Potremmo dire anche se io avessi fatto il gol di Jovic è uguale, ma qualitativamente... Però Giuseppe, quello che dici te è vero. Allora, io vorrei smentire una volta per tutte quando dice che il cambiare più ruoli ti disorienta. Ma se una persona ti fa cambiare diversi ruoli, e questo vale per tutti i due allenatori che ha avuto lui, vuol dire che comunque in questi ruoli tu non stai dando il meglio di te stesso. Se sei un trequartista non puoi saltare 3, ne salti 2 e come sempre ti allunghi la palla e la perdi. Tagliela la palla. Però è giovane, cioè, mi pare che abbia 21 anni. Dice lei, c'ha 21 anni, però, è 3 anni che è all'Inter. Giuseppe, torno a bomba a quello che ho detto a inizio trasmissione. Certo. Kovacic era in un Inter dove, per l'amor di Dio, non si offende nessuno, dove l'anno scorso ha funzionato poco e in questa fase inizio campionato, che ieri ha vinto, ma ha difficoltà, ok? Se Kovacic lo metti in una squadra che funziona con le qualità tecniche che lui ha, ma allora non è un campione.
È un buon giocatore. Cioè, non è uno che prende per mano la squadra. Non fa la squadra. È uno che ha bisogno della squadra. Però l'esempio che dico spesso. Basta al mondo. L'esempio che faccio spesso per il Milan, i giocatori del Milan secondo me sono anche buoni giocatori, quando li prendiamo, li mandiamo via, guardiamo il Sharawi, prendono e fanno i fenomeni. Perché? Perché sono scarsi o perché nel Milan non gira niente? Allora, no, l'allenatore dell'anno scorso, poverino, esatto, ti faccio un po' allenare il lavatorio. Comunque, siamo sull'Inter. Ti faccio un altro esempio. Costa Curta, chiedo a voi. Ho detto, stiamo sull'Inter e parli di Costa Curta. No, però mi ascolti da qui. Colombo. Costa Curta, senza Baresi e Maldini, era un mediocre. Assolutamente sì. Era un mediocre. Quindi non era un campione, era un buon stopper. Però un ragazzo intelligente, certo, che ha sfruttato bene. Ha capito bene che gli convedeva per far carriera. Il buon stopper è Nesta. Il buon stopper era gli Osato, i Guarneri, sì. Lo stesso Brio nella Juventus. Qual era il compagno d'attacco con cui giocavi meglio, ti trovavi meglio tu? Scoclu. Scoclu è uno spettacolo, non lo so. Mi fermavo anche in campo a guardarlo. Mnacca gli dicevo, ma cosa fai? Saltava l'uomo come... Allora, Roberto, vabbè, il bilancio ha costretto l'Inter a cedere Kovacic, così ci hanno detto la società, poi magari... Avrei una domanda da fare. Io ho visto la partita ieri dell'Inter, no? E come sono stato critico sul Milan, io sarei critico anche sull'Inter. Ma ti dico che come l'anno scorso... Ma se l'Inter ieri sera invece di vincere, e lì nasce anche un'altra supposizione che io continuo a dire degli allenatori fortunati e quelli meno fortunati, perché Mancini è comunque bravo, ma è anche fortunato, vero, perché ieri... Quel giocatore che ha segnato e stava in panchina non doveva entrare, ma entrava dopo. Non doveva entrare subito. È entrato quest'altro, ha fatto al novantesimo, ha fatto questo tiro bello per la Dio, con tre difensori che si sono suicidati in contemporanea. Però se l'Inter ieri sera avesse perso, oggi eravamo qui a dire le stesse cose. Allora, se mio nonno aveva le ruote, era un tram. E cosa vuol dire nel calcio? Nel contesto, e in ma stiamo parlando di partite, e ma non esistono partita, e ma non esistono. Se il signor Inzaghi non pigliava la palla, non gli batteva qua, non vinceva la Champions. L'Inter ha fatto una partita da Inter con tutti i giocatori che ha comperato. Dai ragazzi, ha tirato due volte in porta, l'ha presa al portiere. Ma anche perdona, allora scusa, se tu vedevi la partita della Juve, la Juve non ha giocato bene, ma quelli ha fatto due tiri in porta, signori. Non ne ha fatto neanche uno. Ho capito, infatti. Allora, l'Atalanta non ha mai entrato in direzione dell'Inter. Siamo qua giustamente a criticare il contesto calcio, non la partita, la fortuna. Io dico il contesto calcio, a me l'Inter ieri sera non mi è piaciuto. Poi diciamo quello che vogliamo. Allora, facciamo una stratificazione delle carriere dei difensori dell'Inter di ieri, della settimana scorsa. Non ce n'era uno che era titolare, forse Murillo. Miranda nel Real Madrid e nel Barcellona, l'Atletico Madrid era la riserva. Quindi, Milan sono due anni che compriamo Montoya, forse lo ridiamo via. Cioè noi compriamo un giocatore. Ma perché il Milan no? Vogliamo fare la lista dei Milan che giocavano in panchina nelle altre squadre. Allora bisogna parlare chiaro, bisogna parlare veramente chiaro. Noi non piglieremo mai le prime scelte. Noi nel senso Italia negli ultimi 10 anni non è vero, perché con Dobbiá è una prima scelta, l'Inter è andata, l'ha voluto in concorrenza con il Milan, l'ha portato a casa, è una prima scelta. Con Dobbiá, con Vicino, uno bravo, un pirlo, ti dà 100. Vicino Medel ti dà 60. Però Mancini ha detto che con Dobbiá è stato pagato troppo. È vero, io ho paura che sia un altro via, lo sai che è la stessa struttura, fenomeni tecnici. Ragazzi, ieri ha fatto giustamente quei due tiri, comunque ricordati che è il centrocampo della nazionale francese, due ragazzi di 22-23 anni. Sì, poi c'ha Ribéry, però non dimenticartelo. Ho capito, però intanto... c'ha Benzema, intanto, non dimenticartelo. Sì, parlando di un reparto al centrocampo. Il centrocampo è quello lì, della nazionale francese. Però fa tanto lavoro, non è poco. Tanto lavoro con Dobbiá. No, è bravissimo. Con Dobbiá. Io ti dico, io l'avrei preso da Juventus, uno come con Dobbiá. Pogba e con Dobbiá insieme. Intanto lanciamo il numero di WhatsApp per le domande sull'Inter. Allora, 392-95-85-364. Belle domande per i nostri opinionisti.
su questo momento dell'Inter, comunque positivo dopo i primi tre punti in campionato. Allora, io dico, tutto questo, la mancanza di uscita dei giovani in Italia, dipende tutto dalla legge vostra, che da una parte è una legge giusta sotto un certo punto di vista, ma nella pratica è sbagliata, perché una volta un giocatore, e qui ci sono i signori e qui c'è anche il giocatore, due giocatori, una volta un giocatore, la società lo mungeva fino all'età di 36 anni, 37 anni, e c'era solamente un'equipe per i disoccupati, l'equipe Romagna, se ben ricordate, certo, allenata da Magrin. Però, ricordi? Però vedi, ricordi? Vedi, vedi come aspetta, sta la vita. Adesso ragazzi di 22 anni già disoccupati. Allora io dico, i calciatori stranieri devono ringraziare la legge Boswell. Anche tu comunque devi ringraziare una legge, no? No, tu la basaglia. No, la che mi hai fatto l'autogol, te l'ho buttata lì. Scusa Massimo, allora, Massimo, sai, no, guarda che Massimo, dei problemi dicendo quella cosa. Massimo, sai che cosa è stato che ha fatto peggiorare il calcio? I procuratori. Bravo. Non ci sono più le bandiere. Questo è il cavallo di battaglia del mio capitano. È vero, però vorrei fare una domanda. I procuratori ci sono in Italia, ci sono in Spagna, ci sono in Olanda, sì, però ce n'è. Ci sono da tutte le parti. Perché noi paghiamo più degli altri? Perché se tu guardi gli altri campionati, comunque ragazzi 17, 18, 19 anni, io ieri guardavo una marea di campionati, ci sono, giocano e sono tutti del loro paese. Perché i nostri no? E allora lui prima diceva una cosa sacrosanta, perché le grandi squadre non vogliono puntare sui giovani e farli crescere. Bene, dobbiamo cambiare quella mentalità. Ma c'è un'altra cosa, Roberto. Dobbiamo cambiare. Tu prendi, un giocatore ester sconosciuto, e il tifo. È un fenomeno. Poi lo vedi giocare e dici. Certo, ho capito, ma è quello che attira il pubblico, no? Ma non è più il primo anno, sono tanti anni. Però perdonami, se vai a vedere gli allievi nazionali della squadra di Serie A e di Serie B. Un sacco di extracomunitari. Sono tutti stranieri, come non puoi pensare di far crescere dei ragazzi giovani là dentro. Se poi non gioca neanche. Se partiamo dagli allievi, non parlo dalla prima. Questo l'abbiamo detto anche prima. Ho capito, ma allora. Un attimo ti faccio interrompere ancora da Giuliana, so che tu ti arrendi a tale bellezza. Ci è arrivato un WhatsApp sull'Inter, però dobbiamo andare due secondini in pausa, ve lo leggo fra poco. A tra poco con Rabona. Inbio, istituto di medicina biologica. Inbio è uno dei primi istituti italiani privati che ha iniziato a studiare le malattie personalizzando le cure con particolare attenzione alla storia di ogni singolo paziente. L'istituto vanta un team di medici professionisti esperti a livello nazionale in nutrizione, intolleranze alimentari, genetica, idrocolonterapia, oncologia, ipertermia oncologica ed estetica. Inbio offre diversi strumenti diagnostici innovativi e terapie personalizzate, risultato di anni di ricerca e di uno spirito innovativo. Inbio si trova a Milano, in via Molino delle Armi 3, www.inbio.it. Mama SRL, da più di 10 anni al servizio del cliente. La comunicazione è fondamentale per ogni tipo di attività. Ci occupiamo di soddisfare le vostre esigenze dandovi la possibilità di promuovere la vostra attività su TV, giornali e web. Dedichiamo un team di professionisti che lavora con creatività e passione per il proprio lavoro che personalizzerà il vostro modo di fare marketing. Mama SRL, via Pelizza da Volpedo 51, Cinisello Balsamo, www.gruppomama.com. Non perdere più opportunità con i tuoi clienti. Manet e Unify ti propongono soluzioni telefoniche che si integrano con qualsiasi dispositivo mobile ovunque ti trovi, come in ufficio. Migliora la tua produttività e competitività. Offri alla tua azienda un nuovo modo di lavorare. Venite a conoscere i nostri prodotti sul sito www.manet.it. Manet, le soluzioni che fanno parlare.
INBIO, istituto di medicina biologica. INBIO è uno dei primi istituti italiani privati che ha iniziato a studiare le malattie personalizzando le cure con particolare attenzione alla storia di ogni singolo paziente. L'istituto vanta un team di medici professionisti esperti a livello nazionale in nutrizione, intolleranze alimentari, genetica, idrocolonterapia, oncologia, ipertermia oncologica ed estetica. INBIO offre diversi strumenti diagnostici innovativi e terapie personalizzate, risultato di anni di ricerca e di uno spirito innovativo. INBIO si trova a Milano in via Molino delle Armi 3, www.inbio.it. Mama SRL, da più di 10 anni al servizio del cliente. La comunicazione è fondamentale per ogni tipo di attività. Ci occupiamo di soddisfare le vostre esigenze dandovi la possibilità di promuovere la vostra attività su TV, giornali e web. Dedichiamo un team di professionisti che lavora con creatività e passione per il proprio lavoro che personalizzerà il vostro modo di fare marketing. Mama SRL, via Pelizza da Volpedo 51, Cinisello Balsamo, www.gruppomama.com. Non perdere più opportunità con i tuoi clienti. Manet e Unify ti propongono soluzioni telefoniche che si integrano con qualsiasi dispositivo mobile ovunque ti trovi, come in ufficio. Migliora la tua produttività e competitività. Offri alla tua azienda un nuovo modo di lavorare. Venite a conoscere i nostri prodotti sul sito www.manet.it. Manet, le soluzioni che fanno parlare. Parte di trasmissione, voglio belle agguerriti perché dobbiamo parlare dell'Inter ma anche del Napoli ad esempio, che è una delle squadre che ha fallito alla prima, subito Crotevia vinceva, poi ha perso Sassuolo e poi anche di questa Roma che ha zuppicato non poco in quel di Verona. Però abbiamo ancora, per chiudere sull'Inter, il WhatsApp che ci legge adesso. Sì, Daniela, Giuliana, una ragazza che ci chiede: con l'arrivo di Perisic la squadra somiglierà a quella che vuole Mancini? Mancini che ha questo 4-3-3 in mente. Giuseppe Cardoni. Sarà di chiedere a Mancini. Sicuramente è un giocatore che ha scelto lui, che vuole lui, sono le sue prime scelte, dunque alla fine non può dire non abbiamo preso i giocatori, ce li ha, adesso li avrà. La fortuna di poter chiedere dei giocatori e la società lo accontenta molto bene, quindi se Mancini ha chiesto Perisic vuol dire che nella sua idea di calcio Perisic è il giocatore ideale. Poi, ripeto, nel calcio di matematico non c'è assolutamente nulla. Massimo, adesso che finalmente potrà giocare Mancini con il modulo che ha sognato per tutta l'estate, potrà essere veramente l'Inter di Mancini? Diciamo che lui è un cultore del bel gioco. Allora, è un pro e un contro. Un pro è che lui praticamente pretende dai giocatori delle situazioni sia tattiche che tecniche che per lui sono naturali in quanto è nato con il talento, ma che poi nella realtà dei fatti il talento purtroppo si è disperso e non si è neanche cercato di migliorarlo, perché come dici giustamente te, tu li vedi che corrono e fanno questo. I pesi, corrono, fanno pesi, sì, sì. Corrono. Quindi bisogna vedere se questi giocatori riescono a assorbire quello che vuole Mancini. Ti faccio un esempio, ieri noi saremmo stati 20 volte sulla linea della difesa della porta avversaria. Tiro io, tico, non c'è. Secondo il tic-tac, non c'è né Messi, né Iniesta, né Perez. Cioè, sono giocatori che non hanno, sullo scarico, perdono la palla. Sergio,
Poi, o sbaglio, l'Inter, per rispondere al nostro telespettatore, sarà l'Inter di Mancini finalmente? Sì. Secondo me no, perché più che Perisic continua a insistere con questo esterno, ha bisogno di un centrocampista. Felipe Melo, a me non piace Felipe Melo, però lui continua a insistere. Tra i giocatori di grande personalità, lì in mezzo al campo, sì, piuttosto di Medel. No. Perché in Italia non c'è un centrocampista di livello, Felipe Melo. Però io più che andare a prendere Perisic cercherei un centrocampista. Un centrocampista di grande qualità. Noi siamo una nazione che ha scoperto Liberani perché Carolina Morace per la prima volta nel calcio è diventata allenatrice di una squadra professionistica, nella Viterbese, di Gaucci. Altrimenti il signor Liberani era ancora adesso in quarta serie. Quindi tu allora, mi vieni a dire non c'è, vogliamo prendere uno come Lodi che ha due piedi alla Pirlo, eppure poverino non è sponsorizzato abbastanza. Lodi cosa ti ricorda? C'è una canzone che la bella Gigogì, no? Veniva a piedi da Lodi, la vuoi accennare? Per rivedere la bella Gigogì. La vuoi accennare? Gigogì, speranza mia. Ecco, si sta abbassando Lodi. No, non cambiate canale, vi prego, non cambiate canale. No, perché non è che siamo a Castrocaro per ogni cosa di metterci la canzone. Castrocaro, faccio un favore a lui. Dovresti cantarla tu, canta. Ma non la so. Chiudi, che non ero nato. Ti do le parole. Non ero ancora nato quando c'è la parola. Non è che sono nel 31 come te. Nel 31, 1831. Tu sei un ragazzo del 99. Ma se tu hai fatto le tre puni. Ma ragazzi, Brienza, non ve lo ricordate? Brienza sta giocando da Dio. Gioca nel Bologna, è un giocatore di classe, veramente. Poi mi spiegate a Bologna perché cacciano via Caccia e tengono acqua fresca. È sicuro che si chiama Caccia, scusa. È per rinfrescare la squadra. Cioè, tu pensa, anche lì, Matri, acqua fresca, hanno fatto la fortuna di Allegri. Di Allegri. Là, a Cagliari, sì. Separati, via. Zero. Come Bonucci e Ranocchia. Bonucci buono, Ranocchia. E al Bari erano una coppia. No. Voglio parlare del Napoli, perché il Napoli, problemi l'anno scorso in difesa, problemi li ha anche quest'anno, perché voglio dire, vinceva Sassuolo, poi la difesa è andata in bambola e ha perso. Sta facendo un suicidio ieri, dai. C'ha tre attaccanti che lo possono dare la vittoria pur giocando anche solo mezz'ora in più. Niente, tira via, li cambia, mette dentro i giocatori che probabilmente giocano mal volentieri perché sanno che sono riserve. Non può. Io mi stupisco di Sarri perché lui forse trovandosi in mezzo a una grande squadra non ha saputo reggere la situazione. Ma non si può mettere fuori. Ma sono i difensori che sono somari, ha preso il gol del pareggio, che c'è da piangere. C'è solo da piangere. Fai un altro Sarri avanti, sarà uno che poverino che è arrivato a 55 anni in Serie A, ma ha fatto eppure per tutta la preparazione estiva era stata milioni di euro. No. Vogliamo parlare di Aronica che hanno perso da andare ai quarti con i però Massimo. Come fai a far giocare trequartista Insigne che è uno che salta l'uomo sulla fascia, salta, fa i cross e Higuain fa gol? Non so. Come diceva adesso Insigne poco fa, a far giocare pochi minuti. Ma però scusami, perché la Juve non ha preso Valdifiori? Che sarebbe stato perfetto davanti alla difesa. Allora, a due tocchi se e via. Tua nonna avesse avuto. Perché lì era la realtà. Nel Milan c'era Saponara che quando è andato via dal Milan ha fatto gol a tutto spiano. Comunque io ha parlato Napoli, con Napoli, il però Napoli, il giocatore sì. Io ho una sensazione, no, da fuori, a me io amo molto la squadra di Napoli in generale. Li ami tutti, lascia no, perdere. Napoli in generale. Della Roma. Era la squadra di mio papà. No, per cui in generale. Gol, però io voglio dire, la sensazione che mi dà il Napoli è di una squadra non contenta. Non lo so perché, ma vedo dei giocatori troppo tesi, troppo arrabbiati, c'è la sensazione che ci sia qualcosa tra la società perché e il giocatore. Dire tra te lui e Higuain, non era forse meglio lasciarlo andare via e poi rifare la squadra? Io sono sempre dell'idea di tenere un giocatore scontento sia sbagliato, a tutti i costi forse, magari ci rimetti perché la squadra poi perde in qualità, ma un giocatore scontento diventa un po' un rompispogliatoio, si mette di mezzo, come per esempio adesso che non è contento, secondo me, nel Napoli è Gabbiadini.
Sì, però anche lì, scusami, anche lì può allora, dire che è un po' in gabbia. Anche lì però bisogna, bisogna anche capire le cose. Perché io dico, ma tu sei alla Sampdoria, sei a gennaio, stai facendo un campionato bellissimo. Stai alla Sampdoria. Stai alla Sampdoria. Ma lui stai, era un. Ma adesso un passo avanti, ma, scusami, va ma vai a giocare in una squadra dove c'hanno Martens, Caleon. Higuaín, Insigne, quello sarebbe da comprare. Allora, bravo. Allora io ti dico, o hai i maroni, scusate l'espressione, di importi che non ha, e oltretutto mandi avanti i Pagliari a fare quella sparata di modo che ti mimichi tutti, ecco, quindi ci vuole anche il cervello, perché se lui fosse stato buono, tranquillo. Però è facile parlare così come parla Massimo, però poi noi non conosciamo veramente quelli che sono in retroscena tra le società, certo, tra le squadre e tra i giocatori. Guarda che comanda di dal di fuori. Non è vero che a volte spesso però comanda il giocatore, a volte non comanda però, il giocatore. Antonello, però sai benissimo. Io concordo con quello che stasera ci lavori con i procuratori, alla fine stasera gli hanno messo sotto accusa 2 o 3 volte questi procuratori, solo il male del calcio. Sì, sì, assolutamente. A te però ti stanno da bagnarti. Tutti sanno cambiare discorso, tutto tranne uno. Infatti, no, vedi, esatto, che è molto male. È dimagrito un sacco ultimamente. Di un avvocato che ti farà. Dai. No, però qui spendo. No, fai sentire un attimo Antonello cosa vuol dire. Capitano. No, poi ti faccio parlare. Spendo una parola per riallacciarsi ai disoccupati. Ancora lui è stato uno dei fondatori con altri 2 personaggi. A fare praticamente da partire da agosto, da luglio fino a marzo, probabilmente lo sapevi, l'avrei saputo, sì, certo, una specie di equipe, sì, per era un progetto pronti, spiegala te. Era un progetto Romagna, diverso, sì, dall'equipe Lombardia-Romagna, in quanto loro facevano, sì, la preparazione nei 20 giorni di agosto, facevano 2 o 3 amichevoli. Ma che l'equipe 84? No. Però poi il Cantamassimo è una cosa seria. Mentre noi avevamo fatto un progetto che partiva da settembre, arrivava fino a marzo, ed era proprio per gli svincolati, organizzando amichevoli, facendo allenamenti. Ma l'hai fatto con l'associazione dei calciatori o da solo? Scusa? L'hai fatto con l'associazione dei calciatori o da solo? No, abbiamo fatto noi come società, si chiamava Free Players, adesso poi è chiuso, però per due o tre anni. Perché adesso hanno copiato la tua idea, mi pare che lo fa Like adesso. Hanno copiato la tua idea. Chi lo fa? L'associazione calciatori. E chi l'ha costituito? Questa qua è stato un bellissimo progetto. Che è andato avanti per parecchi mesi dopo l'inizio del campionato. Del mercato. E li hanno collocati diversi. Fino a marzo abbiamo collocato giocatori, quindi è stato veramente un progetto. Bene, allora, importante. Sul Napoli direi insomma che. No, di Higuaín. Io Higuaín l'avrei ammazzato perché lo ritengo uno dei più forti centravanti del mondo. Però loro hanno perso la qualificazione in Champions e hanno perso la Coppa, che erano forse la potevano vincere tranquillamente, per gli errori di Higuaín sul calcio di rigore. Centravanti della sua classe non può sbagliare. E questo secondo te che cos'è? È perché non è sicuro. No, non è sicuro. Poi a Napoli probabilmente avevano anche molte. Sai com'è, no? Il giocatore effettivamente rimane. Però malcontento. Malvolentieri. Sì, sì, lo so. È contro la squadra. Lo so, è vero. Darlo via e cercare di realizzare. No, perché è malcontento? Perché è arrivato Sarri che li fa lavorare in un certo modo, lui sudamericano non lo accetta. Però lui era già un annetto che continuava a dire io voglio andare via, se il Napoli non mi fa la grande squadra, se sì, perché lui vuole andare in Champions sicuramente. Malcontento, certo. Chiaramente lui essendo effettivamente uno dei più forti del mondo. Una delle punte più forti del mondo, però è chiaro che vuole giocare in una squadra. Ha fissato una clausola di rescissione di 100 milioni e questo ne approfitta. Perché io lui vuole, De Laurentiis vuole 100 milioni, non c'è niente da fare. Chapeau di Della Valle, si può dire di tutto. No, ha fatto un bel lavoro, bravissimo. Guarda che quando torni un anno fermo, giocare lì, poi ti faccio andare via. Non abbiamo tempo di parlare, diciamo, della Fiorentina. Scusa, no, ma ha detto una cosa, Tony, perché non gioca in nazionale, Tony? Diciamo giocare Zazà, Pippa e Tony non gioca in nazionale. E tu pensa che l'allenatore anche se è vecchio, se fai gol, faccio no? Anche il nome, Cavasin, gli aveva detto che doveva cambiare mestiere. Quando giocava nel Fiorenzuola. Ci vede lungo.
c'è, c'è un giovane, mi sembra che sia spasso, un giovane che gioca nel Chievo, che ogni anno segna sempre una decina di gol. Paloschi. Quello bisogna metterlo avanti, ha segnato anche dentro, porca miseria, ma che scuola mina, scuola mina. Chiudiamo sulla Roma, no? Sulla Roma, perché insomma, la partita di Verona non è stata una grandissima partita. Roma completamente rinnovata, soprattutto in attacco Dzeko, Salah, c'è ancora i Turbe, però c'è Totti che guarda tutti dalla panchina, certo. Vabbè, guarda tutti, ha dovuto fare delle scelte, però, anche mi sembra, sì, mi sembra anche abbastanza tranquillo, perché sa che comunque arriverà il suo momento, perché certo, è un uomo intelligente, certo, secondo me Totti. E se non dovesse aspettare, arrivare? Ma lui ha già fatto tutto quello che doveva fare, l'ha già fatto. È un signor calciatore, lo portano tutti in trionfo, comunque che lui entri in panchina, si sieda, prende gli applausi, si alza bene, prende gli applausi, è un signor giocatore, è un signore in assoluto. Per me Totti è contento di essere alla Roma e comunque ci farà gustare qualche tocco magico di quest'anno, perché Giuseppe Cardone, tu hai fatto tempo a giocare contro Totti, no? Sì. Voglio dire, sicuramente è ancora adesso un giocatore simbolo della Roma, però non è da considerare un titolare. Una delle sue grandi doti probabilmente anche questa, capisce che in questa fase magari giocare 30 partite ad alti livelli non ce la può più fare, perché inizia a avere 37-38 anni. Solo in Italia può succedere questo. Ma nei momenti decisivi può essere ancora decisivo. 37-38-39 anni. Secondo te, a Parma, io vado era in Germania, della situazione? In Francia, oggi, diciamo, ho 19 anni. A 19 anni, Zorato, titolari, 19 anni. Come, te lo ricordi? Sì. Te lo ricordi, no? Sì, sì. Parma di Scala. Palladino. Parma di Scala. Ma stasera abbiamo parlato molto di giocatori, no? I giocatori alla fine in sé per sé, singolarmente, possiamo inquadrarli come delle figurine, alla fine vanno in una squadra, è la squadra che deve funzionare con determinati giocatori, questo è il mio pensiero. Certo. Noi possiamo, è l'allenatore dire, che deve metterli in condizioni di farli, certo, funzionare. Certo, è chiaro, quello tant'è vero che nel Parma solamente due sono riusciti, Scala e il vituperato Malesani, poi per il resto... No, vabbè, anche Prandelli, credo che a Parma abbia ottenuto, sì, ma non ha portato, non ha portato trofei, l'anno scorso, no, non ha portato trofei, io parlo di trofei, perché c'è la Parma che... ancora sulla Roma, però ecco, non andiamo a tirare Parma, ci sta parlando della Roma, Massimo, la Roma che ha giocato a Verona, che non ha brillato eccetera, l'anno scorso Garcia ha sbagliato tanto, però aveva una squadra poi abbastanza sfilacciata, no? Ha avuto grossi problemi. Garcia è il giocatore che sa esaltare le qualità delle, l'allenatore che sa esaltare le qualità dei giocatori. Secondo me no, però anche perché allora come squadra. Cervinio il primo anno con lui era un giocatore, però è Cervinio, ma perché è Cervinio, Cervinio è forte di suo. Poi dopo. Vero che ha avuto altri problemi, però. La Roma l'aveva ceduto lì. Sì. Gli Emirati. Scusami, io parto da questo preconcetto. Il principio finisce dove esiste, dove inizia la convenienza, e mi spiego. Io Garcia, che porto per il secondo anno della Roma al secondo posto, dopo l'esperienza Zeman, Enriquez, quello che è, mi portano via tutto lo staff, tutto, e me lo mettono ex novo, uno che io non conosco neanche. Penso che Garcia non abbia problemi economici, però se avesse dignità avrebbe detto: signore, è stato un piacere, arrivederci e grazie. Forse non l'ha detto perché sa di essere, sa comunque che la Roma quest'anno sarà l'unica antagonista della Juve. No, ma non vuol dire più, cioè è un fatto di dignità. Io non so se sarà l'unica, non sono convinto. Sicuramente sarà una delle, sarà una delle, delle più forti. Sì, forse sì. È forte in tutti i reparti. Probabilmente rimane per quel motivo. Per me la Roma è forte in tutti i reparti. Prima hai detto questo grande trio d'attacco, Dzeko. Soprattutto se ne hai già. Poi riserva c'è i Turbe, centrocampo De Rossi, Nainggolan e l'altro è Pjanic. Insomma, ragazzi. Poi io ho sempre detto però che la Roma, testo, la Roma era basata su De Rossi, Garcia, Totti, Maicon, erano l'asse portante della squadra. Maicon l'anno scorso ha cominciato a fare un po' De Rossi, De Rossi ed Espro,
Totti ha giocato così così e la Roma è stata. Ma Florenzi cambiareste il ruolo? Lui ha quel tiro e quel cross. Ma io farei giocare mediano. Su Garcia qualcosa da dire anche Sergio Brighetti. Ma hai mai visto Garcia alzarsi in piedi a dare indicazione al giocatore? No. Quello lì è che riesce a trovare dei giocatori che fisicamente sono esplosivi. Finché ce la fanno, anche lui. Ma guarda che un gol come ha fatto Florenzi, io vero. Gli darei un bacio solo perché però, ha dato un bacio alla nonna, è andato su in tribuna lui lo manderei già Sergio, lui è di amici. Sergio, sai qual è il vero problema della replica del libro Ricky. Cuore. Ricky, io vorrei dire una cosa che è stata ribadita più volte, ma la vorrei concentrare. Per fare le grandi squadre servono i giocatori, i grandi giocatori, i giocatori anche non grandi, ma servono tre cose fondamentali. Una buona squadra, non soltanto un buon giocatore, una buona società e un buon allenatore. Se queste tre cose non si fondono o una delle tre ti mancano, puoi avere la miglior squadra, ma se la società... E allora ti dico, scusa Roberto, ci vuole la società, l'allenatore. Ci vuole il gruppo. La società, poi, ma che anche, società anche se non è buono, no, ma io Roberto, la squadra, però la squadra sono... è intesa come gruppo, perché se tu hai una società che non appoggia pienamente i giocatori o è l'allenatore e non detta delle regole ben precise e la società ognuno in società fa però, quello che vuole, i risultati poi si dibattono sul campo. Scusa Roberto, però anche qui c'è un'eccezione e chiedo conferma a voi. La Juve solitamente, come dici giustamente te, da una grande società nasce una grande squadra. La Juventus è l'eccezione, da una grande squadra è riuscita a tirare su piano piano una grande società. Certo. Perché no? Perché io, quando sì, l'ha presa, quando l'ha presa, come no? Massimo, la Juventus arrivava da due ottavi posti, è arrivata una grande società, Marotta, e tutti i malatici e hanno fatto una grande squadra. La società c'era, è arrivato Conte. Arrivava da due ottavi posti con Del Neri in panchina. Allora ti dico, lascia perdere Del Neri in panchina e Zaccheroni l'anno dopo che ha preso il posto di Del Neri. Chi era direttore sportivo? Alessio Secco, che era team manager Alessio prima Secco, che chiamava l'hotel Principe Savoia e diceva tre doppi e due triple e una suite e l'hanno messa a comprare i giocatori. L'ha detto Marotta, non erano fatti neanche stati investimenti. Sono arrivati questi qui, la prima cosa che Conte ha detto, Krasic sopravvalutato, con me sta in tribuna, Felipe Melo sopravvalutato, per me può andare ma via. Ma perché c'è stata una società che gliel'ha permesso? Certo. È chiaro, allora ti sto dicendo. Ma se non c'è una allora, è stata no, però prima è andato la grande società. Ma uno come grazie alla grande società è arrivata la grande squadra. No, perché se non ci fosse stato Conte, tieni presente che Conte è stato anche temerario. Uno, non era fino a carta bianca di mandare fuori certi giocatori. Fino a carta bianca Conte. La Maia era andato a fondo. Ho capito, ma se la società ma se io ho investito tanti soldi, quel giocatore me lo fai giocare. La Maia. Senti, ma guarda che con Del Neri la Juventus ha preso Martinez, che è stato un po'... Dopo il secondo campionato, Andrea Agnelli, alla vittoria del secondo campionato, Andrea Agnelli ha detto devo ringraziare anche un azionista della Juve che ci è stato vicino e ci ha aiutato. Sai chi è? Luciano Moggi, primo consigliere di Andrea Agnelli. Primo. Quindi quando hanno aggiustato il mercato, che Marotta poverino cercava, no? Certo. Ma quando l'hanno aggiustato, guarda caso, via Conte chi è arrivato? Ragazzi, Allegri no, chi è? Dare su Allegri è un cliente di del figlio di Moggi, è un procuratore del figlio. Era socio con Moggi e Moggi, ricordatevi, abbiamo vinto i mondiali che non ce l'ha neanche riconosciuto il mondiale. Vero. Perché ha fatto una cosa così sporca che ci siamo vergognati tutti, che eravamo anche noi. Però noi in quei casi lì vinciamo i mondiali. Abbiamo vinto anche nell'82, no? Hanno accusato Rossi e compagnia e abbiamo vinto. Però intanto l'abbiamo vinto. Abbiamo una reazione. Bene, allora, una domanda sulla Roma. Questo è un altro problema di cultura tutta italiana. Io mi incazzo quando vedo le partite amichevoli dell'Italia che giocano così tanto per giocare e poi invece quando ci sono da tirare fuori gli attributi o quando ci succedono situazioni di questo genere si va a vincere. Ecco, questa è una questione di cultura. Il giocatore quando scende in campo deve giocare l'allenamento a casa, anche nel tuo cortile, con la stessa Roberto clinica. Destino vuole che le donne interrompano sempre sul più bello. Arrivate un messaggio sulla Roma. Quest'anno la squadra sembra molto più forte, darà battaglia alla Juve fino alla fine?
Sarà battaglia alle due fino alla fine, questa è Roma? Dai. No. Fino alla fine di cosa? Cioè tu dici che la lotta per lo scudetto sarà comunque una lotta molto più ampia, no? Quest'anno si coinvolgerà Milan, Inter... La Roma, ha un grande nemico, che è il pubblico. Che è il pubblico, sì. Che si esalta per la vittoria e si abbatte per la Lazio. E questo è molto... Allora, Lidl diceva... Posso mettere agli atti una cosa? La registriamo, la Roma vince il campionato. Può essere. Tra l'altro appunto non abbiamo inaugurato in questa prima puntata di lavoro il nostro leggio, il nostro angolo delle sentenze, delle dichiarazioni, abbiamo usato solo la lavagna tattica. Dalla prossima settimana appunto a turno in chiusura farei un bocca al lupo grandioso perché può servire al movimento assolutamente dell'UEFA e della FIFA alla Lazio e mi auguro che possa battere questo Borussia Leverkusen e glielo dico con un tappetino musicale sul prato forse non è castrare Sanremo capito Lazio, sperando di sperando di non andare tutti a San Vittore vola un'aquila nel cielo sì ok adesso non è che fai l'inno di tutti ma tutto il CD la spendono qua Mi chiedo umilmente scusa perché l'ho voluto qua io al mio fianco e mi rendo conto che questo cioè, è andato ormai. Arrivederci. Ecco, bene, vai via prima, vai a casa per favore. Sì. Lasciamo il momento del fastidio. Riccardo non serve. Allora io ringrazio Roberto Del Conte, Antonello Bratti, Giuseppe Sardone, Luigi Colombo, Manuel Del Conte e poi Sergio Sironi che ho ritrovato con detto Balotelli. I miei due capitani, Massimo Buscelli. Buonasera, grazie di tutto. Forza Parma! Forza Parma, ti rivoglio qui, credimi. Perché tempi televisivi e perché fatto sto è vero che non parlavi mai quelli che cazzo te che cacchio te ne fregava i tempi televisivi di orario ore 23 allora, ore 23 basta voglio ringraziarvi di essere stati con noi di aver avuto la pazienza no anche lei cavaliere siamo non c'è la sigla allora vi siete qua solo come uno chef andate via e chiudo io tua la prossima volta il cavaliere là la cavallerizza qua vabbè. Allora a proposito di cavalli unire TV chiamami grazie Giuliano senti qua Giuliano siete al bar che numero di telefono ma che bambini che siamo numero di telefono glielo chiedi l'altra volta ma siamo in diretta sono già le 11 mi sembri fuoro allora grazie a tutti ci vediamo la prossima settimana poi in rabbia we'll be right back.